Ed eccoci qua, 2022 Cycling Esport World Championship. Ci siamo, signori, scalatori seriali. Siamo nella tana del lupo. Io, Marcello Finali, e al mio fianco Marco Pianura, qua nella concessionaria di Seregno, pronto a raccontarvi e a portarvi insieme a noi in un evento assolutamente internazionale e, Marco, unico. Assolutamente sì, Marcello, ciao a tutti. Siamo qua nella Suzuki di Seregno. Evento shock, per noi è come un sogno, siamo qua a farvi vedere in diretta il campionato del mondo UCI, quindi ne vedremo delle belle, siamo già collegati, restate con noi, qua stiamo vedendo le immagini, Marcello. Assolutamente sì, adesso vi faccio vedere, ovviamente abbiamo il nostro buon Moreno, il nostro cameraman di fiducia che sta filmando anche Martina, noi la vediamo, è qua un po' distaccata, noi siamo dietro a un vetro e ringraziamo assolutamente la concessionaria per l'ospitalità che ci ha dato a noi scannellatori seriali e la tensione, insomma, comincia ad avvicinarsi. È un appuntamento sicuramente molto molto importante. Gli atleti in campo, io le ho viste, fanno paura. E il percorso che conosciamo abbastanza bene, siamo a New York, il percorso è Knickerbocker su 2,5 volte, già duro di suo un giro, devastante, 2,5 è una cosa incredibile, sicuramente prevarranno quelle atlete, a mio modo di vedere, che forse avranno qualche esperienza in più, ma tra poco andiamo a vederle. Marco, cosa ne pensi? Ma assolutamente sì, è un percorso molto molto duro, noi lo conosciamo molto bene perché lo affrontiamo spesso nelle nostre gare. Sicuramente, come diceva Marcello prima, siamo carichi, anche come sentite dalla nostra voce. Chi potrà spuntarla? Ma sicuramente, come al solito, su Zwift, chi avrà un discorso di rapporto watt-kilo favorevole la potrà spuntare. Il percorso è veramente duro, è veramente molto lungo, perché due lap di questo mondo è veramente devastante, però sicuramente la nostra Martina, diciamo che di watt ne ha, no Marcello? Per quanto riguarda i watt di Martina Fidanza, assolutamente campionessa mondiale di scratch a Roubaix, ha fatto una cosa incredibile, non c'ha assolutamente nulla da dimostrare qua oggi. Diciamo che è un altro mondo, nel vero senso della parola. Siamo nel mondo di Zwift, un mondo virtuale, dove più volte abbiamo spiegato la differenza che c'è tra la parte outdoor e l'indoor. C'è proprio una vera differenza e non è data esclusivamente da omaggi, chiamiamolo in questo modo, di rulli. Immaginate che questo mondiale, questa è la prima regola importantissima dell'UCI, perché verrà data proprio una vera e propria maglia iridata per la seconda volta, e c'è anche una campionessa in carica sudafricana che difenderà questo titolo, però tutti quanti hanno gli stessi rulli, sono stati spediti dall'azienda, insomma, che è partner di Zwift, ognuno a casa, e deve assolutamente accenderlo, farlo funzionare e poi restituirlo. Marco, assolutamente sì, qua chiaramente parliamo di un campionato del mondo, quindi non sono i vari meetup che può far chiunque, e quindi lì sicuramente qualche furbetto del quartierino, 10 kg in meno, 10 kg in più. Qua stiamo prendendo un campionato del mondo, qua non ci sono scorciatoie, qua contano solamente i watt, il cuore. Sicuramente quello che diceva Marcello, c'è stata anche un po', tra virgolette, se posso permettermi, chiamiamola della polemica, perché comunque, come tutti sapete, in Italia siamo tutti tutti della nazionale, tutti professionisti di ciclismo, ognuno dice il suo, e dicevano, ma però secondo me Martina sicuramente di watt ne ha da vendere, non c'è nessun problema. Però Zwift è un mondo completamente diverso, quindi qualcuno sui social si è buttato a fare il CT della nazionale anche del ciclismo, secondo me senza troppa cognizione di causa, perché secondo me Martina veramente è una grandissima rappresentante per noi. Che ne pensi, Marcello? Sono d'accordo, le manca indubbiamente, questo lo sa anche lei, quella che è l'esperienza su Zwift, ed è sicuramente avrà il proprio peso, però è anche vero che è una federazione che ancora deve nascere, gli sport deve ancora prendere piede. Io penso che tra 2 anni, quando rivedremo queste immagini, rideremo esattamente, per modo di dire. Ci sono qualche nazione, ad esempio gli Stati Uniti, che hanno schierato una vera e propria nazionale di 10-12 ragazzi, l'hanno Pinzi, che è una squadra che conosciamo molto bene, soprattutto noi che partecipiamo alle ZRL, una squadra che ha investito tanto soprattutto sulle atlete, e ci sono delle ragazze molto molto forti. È un percorso, adesso andiamo a vederlo insieme, introduciamo un attimo quello che è il percorso. Intanto saluto anche la nostra amata chat, siete bellissimi, guarda, c'è Simone Bonifazi, Murdimat, chi è Murdimat? Che scannella Wood?
Chi è Murdimat? Murdimat non chi è... si cela dietro questo nome? C'è Eugenio Feliziano. Grande Eugenio. Eugenio assolutamente il nostro ZRL, Cemagni il nostro partner ufficiale, cioè lo sponsor degli scannatori seriali, cerca di regalare durante questa diretta, visto che parliamo di un campionato mondiale, qualche cosa, perché ricordiamo la GIF, nonostante siamo ospiti della federazione, però la GIF è quella che a mani posso... è assolutamente libera di essere utilizzata. C'è Sergio Musso, ciao Sergio, tutto bene? Ditemi una cosa, piccolo check, manca ancora 17 minuti al via, ci sentite bene? Saluto anche il mio amico Moreno del Gobbo e il grande Iacco. E adesso pronti, andiamo prima a fare una perlustra di quello che è il percorso e poi successivamente andiamo a presentare quelle che sono le atlete e ci facciamo come al solito una grande scommessina, ci giochiamo la birretta io e te. Allora, pronti via, siamo a New York, Knickerbocker, in realtà Zwift ha assolutamente creato un vero e proprio mondo che prevede la lunghezza totale che sono 54,7 km, elevazione 942 metri. Di cosa stiamo parlando, Marco? Ma è una cosa devastante, perché chi pensa che 900 metri fuori sono pochi, ma comunque è una bella... su Zwift è come fare 3-4 volte lo Stelvio, cioè è una cosa devastante. Sì. Come vedete dalla cartina, non è un battito cardiaco, non sono i battiti della nostra Martina, ma è il dislivello. Assolutamente sì, è il dislivello ed è assolutamente da prendere sul serio questo percorso. Allora, è un percorso sinceramente che... ci sta, è una maglia iridata, deve essere vinta da una persona, a mio modo di vedere, che dà del tu al mondo esports, però potevano anche prendere un po' più calma. Poteva spianare. Io avrei scelto un altro percorso. Questo è veramente tosto, è difficile, ci sono continuamente picchi e poi c'è New York Home, questa salita che si trova, dovranno percorrere tre volte, tra l'altro con arrivo in salita, che è veramente dura, ha dei picchi, parte subito molto forte, tocca già pronti via una partenza del 14-15%, spiana un pochino, poi di nuovo riattacca altro 14-15%, spiana ancora e per l'ultima volata. Quindi è dura, ma è dura per me, non tanto per Martina, che penso che riuscirà sicuramente a tenere i vantaggi della ragazza fino a quel punto. Bisogna stare molto attenti a Martina nel momento in cui c'è la discesa, perché solitamente abbiamo visto che per quanto riguarda le gare professionistiche, dove comunque ci sono la Premier, la ZRL, insomma dove il livello è molto molto alto, attaccano molto molto bene in discesa. Ma assolutamente sì, come stavi dicendo Marcello, la discesa purtroppo può penalizzare una come Martina, perché comunque la stiamo vedendo da qua, è comunque leggera, e purtroppo la discesa a chi è leggero lo penalizza, quindi mai fare l'errore di smettere di pedalare, perché su Zwift perdere 4, 5, 6 metri poi vuol dire veramente soffrire per poter rientrare. Ma dicevi bene te giustamente prima, intanto stavo guardando che sta finendo di scaldarsi Martina, molto sì, molto molto concentrata, come dicevi bene te, purtroppo il mondo di Zwift, l'e-sport, è un po' particolare. Eccola qua, la vediamo. Se la vediamo, lei, se suo padre fidanza, magari lo chiamiamo. Chiamiamo un attimo fidanza, mandiamo qualcuno a chiamare fidanza, così lo intervistiamo anche il papà di fidanza. Martina, magari lo intervistiamo. Ma meglio. Voglia. Alla fine mancano 15 minuti. Io volevo anche andare a spiegare un attimo quelli che sono i power up che ci sono in campo, e soprattutto andare un po' a spiegare quelle che sono atlete, perché oggi Martina davvero ha diciamo avrà una battaglia vera e propria. Allora vediamo che arriva il mio amico Fido, che non vedo veramente da una vita. Gli lascio il posto ed è un piacere averti qua con me. Ciao Fido. Ciao, ragazzi, da quando è che non ci vediamo? Da un po', da quando mi hai battuto sullo Stelvio. è vero, posso dire di aver battuto qualcuno che aveva la maglia ciclamino al Giro d'Italia e al Tour la maglia verde. La maglia verde, sì, no, ho fatto quarto classifica finale un anno e via, però sì, erano altri tempi, lì era un po' che non andavo più in bici e ho ripreso volentieri, è stata una bella esperienza. Ci siamo divertiti, è stato bello. Senti una cosa, invece ho visto tua figlia, insomma, ci siamo rivisti dopo tanti anni, io ho una figlia di 5 anni, perché non ci vediamo secondo me da 8 anni, e tu invece hai una figlia che è diventata anche campione mondiale di recente a Roubaix.
Sì, gli anni passano e loro sono cresciute tantissimo. Martina l'anno scorso appunto ha fatto l'exploit campionati del mondo in pista e ha vinto nella sua specialità lo scratch, dove aveva già ottenuto dei bellissimi risultati anche a livello giovanile. E niente, adesso siamo qua, per lei è una nuova esperienza questa sui rulli, queste gare qua sui rulli, e sicuramente così dovrà imparare, dovrà vedere un attimo dove può arrivare, però si è resa disponibile in questo periodo che la stagione appunto è già cominciata anche su strada. Lei non aveva niente, non aveva corso in programma, perciò si è resa disponibile e farà del suo meglio, vediamo insomma. Questo è un nuovo mondo sicuramente per Martina, non bisogna assolutamente chiederle niente oggi, perché trova davvero delle atlete che hanno sì il motore, perché hanno anche il motore, non dimentichiamolo, ma soprattutto l'esperienza. Più di una volta abbiamo detto che dentro e fuori è tutto un altro mondo, assolutamente richiede esperienza. Sì, sì, questo è vero, lo so, perché appunto ho parlato un po' con chi frequenta questo mondo e con chi si allena, con chi corre. Cambia tutto, si è visto già anche nelle varie gare che hanno fatto gli anni scorsi o quando c'è stato il primo lockdown, che tutti un po' si allenavano con questo sistema qua e hanno trovato appunto corridori che praticano strada o che praticano pista, hanno trovato molta differenza e naturalmente è un mondo e si pedala in bicicletta, però è un altro modo di andare, diciamo, di e perciò come dicevo prima, per lei è un po' tutto nuovo, vediamo insomma. Diciamo che Martina il suo, nel senso, l'ha già fatto, perché in realtà ha portato visibilità a un mondiale. Sicuramente vedere Martina Fidanza pedalare, partecipare, mettersi in gioco non è da tutti, perché attenzione davvero, adesso dopo andremo a espulsare quelle che sono atlete, ma ci sono atlete fortissime davvero che conoscono i minimi dettagli e si allenano 3-4 volte per tutto l'anno indoor, quindi sicuramente si è messo in gioco, complimenti a lei, sicuramente hai vate per starci, però forse manca l'esperienza, però prendiamola per come dobbiamo prenderla. Sì sì, come ha detto lei, è un'esperienza e appunto si è resa disponibile, perché in questo periodo appunto tante sue compagne di nazionale erano impegnate già alle corse su strada. Per lei deve ancora cominciare la stagione, perciò ancora una fase di allenamento, e questo lei lo prende proprio come un allenamento e vediamo, è un inizio, però insomma siamo qua. Grazie Fido, ci vediamo dopo, ti farò segno quando è ora di tornare per fare. Intanto vai pure con vicino a Martina. Allora 10 minuti al via, ragazzi, e qua la tensione comincia a salire. Vi voglio raccontare anche quello che è questo momento qua a Seregno, in questa concessionaria Suzuki che ospita noi. È carino perché comunque ci sono anche i bimbi che si divertono mentre un atleta si sta giocando il titolo mondiale. Ma guarda Marcello, secondo me questo qua è proprio l'essenza dello sport, cioè Martina, come dicevi prima, si è messa in gioco, e non è da tutti, perché ripeto, come diceva Marcello, poi ci sono persone che vivono su Zwift, si allenano su Zwift, cosa che chiaramente non fa lei, però portare a conoscenza di questo mondo a livello di federazione con i vari bambini che qua intorno giocano, si divertono, è bellissimo. Ed è proprio così. Allora, ringraziando anche il nostro Charlie, che oltre a farci da bodyguard, perché davvero abbiamo l'invasione di tutti, io saluto anche Dario, saluto il Bonzo che ha subito aperto con la GIF. Siamo con la Federazione Ciclismo, facciamogli vedere anche la Federazione, la nostra GIF, perché comunque se ci hanno chiamato hanno apprezzato anche queste cose, mi muovo a vedere. C'è Alberto Poggio, grandissimo, grande nostro Barbazza, e c'è il Bonzo che dice: non di solo triathlon può vivere un uomo. Assolutamente sì. Allora vi faccio vedere per voi, perché immagino che ci seguirete per tutta la durata, quello che è ancora il percorso, e ve lo vado a spiegare, perché a differenza delle altre gare a cui noi ormai siamo abituati è leggermente diverso, ve lo spiego subito. Allora, lo vedete, siamo su New York Knickerbocker, 54,7 km, dicevamo, con 942 metri di dislivello. Sono solamente tre i power-ups che si troveranno in questa gara, ovvero abbiamo il van che permette di incrementare quella che è l'effetto scia, quindi funziona per 30 secondi, ma bisogna assolutamente essere
in scia in quel momento. Abbiamo il casco aero che migliora per 15 secondi quella che è l'aerodinamicità e quindi va utilizzata assolutamente in un momento piatto del percorso oppure ancora meglio in discesa, e poi la piuma che sarà fondamentale oggi, veramente importantissima, che per 10 secondi diminuisce il peso del 10% per 15 secondi diminuisce il peso del 10% dell'atleta e quindi gli dà la grande possibilità di aumentare il rapporto watt chilo, e quindi assolutamente va utilizzata in salita. Se riguardiamo un attimo quello che è il percorso, vedete che ci sono degli archi. Si parte, il primo che troveranno è l'arco verde dello sprint. L'arco verde dà sempre ed esclusivamente il van, l'arco rosso dà sempre ed esclusivamente il casco aero. Invece quando passeranno sotto a quello che era il traguardo, chiamiamolo così, di Knickerbocker, lì invece darà la piuma. Quindi ovviamente Zwift, ma noi lo conosciamo ormai perché abbiamo un modo di interfacciarci con Zwift ormai da tempo, anziché dare subito la piuma, poteva servire la piuma, no, dal van. Il van prima della salita cosa serve? A nulla. Quindi partiamo bene Zwift, ottimo, ma comunque li ha messi in campo. Vediamo un attimo allora a questo punto quelle che sono un po' di atlete. Vediamo un attimo di atlete, ve le faccio vedere. Allora, le abbiamo catalogate un po' in senso di ranking. C'è sicuramente Courtney Nelson, che può dire la sua, così come Alice Lethbridge, però c'è una ragazza, ma ve la faccio vedere direttamente dalla cosa, che deve difendere quello che è il suo titolo mondiale, ed è proprio lei, ve la faccio vedere in questo momento. Si chiama Ashley Molman Pazio, sudafricana, e lei è la detentrice di questo mondiale, di questa maglia iridata, perché l'ha vinta proprio l'anno scorso. E diciamo una cosa, Marco, lei ha la skill del vincere, perché anche in Premier spesso e volentieri, e non è da tutti, mette il musetto davanti. Assolutamente sì, sappiamo che anche la Premier comunque non è una cosa proprio per tutti, come vedete chiaramente qua ognuno ha la sua bella divisa, ma a breve forse arriverà anche la nostra, quindi state attenti. No, qua allora il discorso qua comunque, ripeto, da difendere la sua maglia, assolutamente sì, l'abbiamo già detto già due o tre volte, il mondo virtual non è come comunque il mondo reale. Quindi sicuramente ci sono delle cose da dover conoscere, e per conoscerle chiaramente devi usarlo. La cosa di ogni volta che io guardo le gare, che sia Premier, ma oggi ancora di più un campionato del mondo, che è imbarazzante, è capire quanto faccio schifo. Perché comunque vedi che loro si stanno scaldando, praticamente si stanno scaldando alla mia VO2 Max. Esatto. Quindi è una cosa molto imbarazzante, però è giusto che sia così. Parliamo di gente che comunque è anche campioni del mondo, quindi... Vediamo adesso intanto che stanno posizionando anche quello che è, penso sia il ventilatore, mi viene da pensare che sia fondamentale il ventilatore. Io ne avrei messi 8. Io sono sincero, Martina, su queste cose non vado a spese. Il ventilatore, ragazzi, è fondamentale per l'indoor. Vedo che c'è una ciabatta. Allora, diciamo una cosa, mi è piaciuta anche l'organizzazione da parte della federazione, che quando insomma ci ha comunicato che avrebbero voluto averci per la telecronaca, ci hanno chiesto però, ragazzi, indipendenti. Assolutamente, questo è quello che ci hanno detto: siate indipendenti, perché noi non vogliamo avere assolutamente problemi di linea, perché se cade la linea non è colpa mia, per colpa degli scannellatori seriali, sono problemi seri. Quindi giustamente anch'io ho detto no, assolutamente non voglio avere responsabilità su questa cosa, perché un attimo. E quindi assolutamente, vediamo che mancano 4 minuti al via. Noi siamo in questo momento sull'atleta, vi volevo far vedere anche un'altra atleta, a mio modo di vedere molto importante. Sara Gigante è una delle atlete che veste il colore dell'Australia, grandissima climber questa, assolutamente una scalatrice, quindi in un percorso come questo potrebbe dire la sua. Ma assolutamente sì, può dire tranquillamente la sua. Intanto io, mentre guardavo che Martina sta finendo il suo riscaldamento, ho buttato un po' l'occhio nella chat e volevo dire al nostro grandissimo Moreno del Gobbo: Marcello corre solo, ormai lo sai, se è flat. Dove è flat c'è Marcello. No.
Assolutamente sì, Moreno, grande Moreno. Io infatti saluto anche il Barbazza, che mi accusa tutte le volte di questa cosa, però col fatto che il nostro Bortolotto ha già scelto le gare di marzo, io ho adocchiato quelle due piatte sicuramente non farò il commentatore, ma sarò in gara, perché appena si inclina un attimino col mio peso purtroppo perdo cose. Tre minuti, vediamo, che in questo momento ve la faccio vedere anche in grande, anche perché è grandissima la nostra Martina. Vediamo, stanno filmando, questi sono tutti dirigenti della federazione che sono qui intorno. Ecco, questa è una bella posizione per il ventilatore. Vediamo che c'è anche una TV ufficiale che sta prendendo delle riprese, qualcuno che invece giustamente dice: che cacchio me ne frega a me dell'indoor, io vado e bevo già, comincio già a bere. Noi sì, è ovvio. No, non lei, non Martina. No, è chiaro. Loro e poi non lo sanno, ma sono praticamente visti mentre stanno pasteggiando, mentre un atleta lì vicino si sta giocando il mondiale, qualcuno lì è già lì che mangia. Vabbè. È una cosa bellissima vedere Martina che è lì, che è concentratissima, che non vuole sbagliare niente, vedere dietro due che si stanno strafogando, due tramezzini. Ma va bene, è così la vita, qualcuno deve sempre comunque lavorare. Ci siamo. Siamo tornati, il jersey, Martina, lo vede, siamo sul jersey di Martina Fidanza, e quindi Marti è qua, veste ovviamente i colori della nazionale. Manca un minuto e 50 secondi, quindi ormai ci siamo davvero. Quindi rivediamo un attimo insieme quello che è il percorso e poi anche il prize pool, perché prize pool c'è ed è un premio che va insomma agli atleti. Parliamo del primo premio di 8.000 euro che schifo non fanno, secondo premio di 4.000 e il terzo di 2.000, ovvero il quarto è quello che stasera uscirà un pochino più triste rispetto agli altri. Il quarto, se non sbaglio, è quello che paga. Se non sbaglio, è quello che paga gli altri. No, beh, questo qua però, ecco, è una piccola parte, diciamo, se possiamo così dire, seria. Dà l'idea di cosa sta diventando questo mondo virtual. Cioè, sicuramente alcuni non sono ancora molto informati del movimento che c'è dietro, ma veramente questo mondo qua, tra 2 anni, ma forse 2 anni sarà già tanto, sarà il futuro. Tant'è vero che comunque ci sono squadre reali che creano delle proprie squadre anche virtual, quindi sicuramente è un mondo da conoscere, da seguire, ma sicuramente da saltarci dentro, Marcello. Assolutamente sì, noi come scannatori seriali ci siamo. Mancano 35 secondi al via. Vi ricordo che questo è assolutamente un campionato mondiale, pertanto ci sono delle regole inflessibili. Martina ha una telecamera dedicata, non la nostra, ma una di OCI, proprio per controllare tutto. Si deve vedere la cadenza. Sono stati tutti pesati prima, abbiamo assistito anche a questo rito ed è stato molto carino. E poi, ovviamente, hanno ricevuto tutti quanti gli atleti in campo lo stesso identico rullo e dovranno riconsegnarlo per controllare che non ci siano state manomissioni. Ma è tempo di partire, quindi il 2022 sta per aprirsi il campionato mondiale. Siamo su Martina Fidanza che parte molto bene. Martina Fidanza, davanti a lei a Kuri Kashiki, la giapponese. Assolutamente bisogna tenere, questa è la partenza classica per quanto riguarda Zwift. Quindi io siamo sulla mappa, andiamo verso nord, in direzione nord. In questo momento diciamo che ha un primo pezzo diciamo piatto e poi dopodiché comincerà qualche dente, Marco. Ma guarda, io rimango sempre veramente scioccato, qua parliamo veramente di atlete. Tanto Martina, partenza stupenda, cioè veramente sta lì, deve stare coperta, deve stare in quella zona, anche ventesima dovrebbe fare un piccolo saltellino indietro, perché stare comunque al vento può essere pericoloso. Stai pure lì, Martina, che la gara comunque è molto lunga, quindi non c'è nessun problema. E intanto il cuore di Martina è partita a 182, cioè hanno un motore che fa paura. Assolutamente sì, hanno un motore che fa paura, e comunque sono molto più giovani di me e del Barbazza, quindi il cuore va assolutamente su. Ecco, diciamo una cosa, questo forse da dire mi sembra un pochino troppo avanzata. Io, ecco, adesso in questo momento è dietro, dovrebbe stare vicino al gruppetto sicuramente delle inglesi, che sono sicuramente delle atlete molto molto forti, così come l'atleta inglese. Quindi io mi metterei in quella posizione
campione e rimarrei lì vicino a loro. Cercherei assolutamente di non scoprirmi, non vorrei assolutamente vedere. Mi raccomando, occhi puntati a Alice Lethbridge e anche a Charlotte Kocloff, che hanno davvero un rapporto watt-kilo incredibilmente alto. Una cosa bisogna dire, poi dopo saltiamo anche su la Pasio, che è la sudafricana detentrice ancora del campionato mondiale. Non bisogna assolutamente aver fretta, perché loro sanno correre. Martina il motore ce l'ha, quindi deve assolutamente giocare. Io almeno, per come dire, giocherei assolutamente in difesa e cercherei semplicemente di andare a recuperare i buchi quando ci sono, altrimenti non mi farei vedere davanti manco se mi dessero dei soldi, sono sincero. Ma guarda, su questa cosa qua sicuramente chi ci segue, chi fa le gare con noi, che ti conosce molto bene, sa che non ti fai vedere fino ai 300 metri, quindi quello ok. No, però giustamente adesso, a parte gli scherzi, deve stare coperta, perché comunque sono 54 chilometri circa, se non mi ricordo male, la cosa è molto lunga, ma la cosa imbarazzante è che sono partite veramente a bomba e il gruppo è già scoppiato. Se voi guardate sulla mappa, vediamo dei vari gruppettini sparsi praticamente ormai ovunque, perché le partenze su Zwift sono come delle vere e proprie volate. Quindi su Zwift c'è solo una regola, si parte come fosse una volata, a metà si accelera e in fondo si dà il massimo. Cioè Zwift è veramente devastante. Guardiamo un attimo, adesso torniamo un attimo, siamo su Ely Gardner, anche per capire l'inglese, la fortissima inglese, in questo momento si trova in ottava posizione. Allora, tra poco, arriveremo a una determinata, terremo la destra, qua al vincolo terremo la destra, e tra poco ci sarà il primo strappetto, secondo me il primo punto in cui Martina, da un certo punto di vista, sarà messa alla prova. E sicuramente non mi aspetto che ci siano delle atlete ovviamente che si staccheranno, perché il livello davvero è altissimo, però vediamo un attimo adesso questa curva a sinistra. Adesso c'è un leggero dente tra poco e lì comincia a impennarsi quella che è la percentuale di dislivello. Assolutamente sì, intanto stiamo vedendo che Martina ha fatto veramente una grandissima partenza, perché è rimasta dentro al gruppo. È un gruppo che praticamente possiamo dire ormai che è come se fosse in fuga, sono una cinquantina, sessantina, adesso c'è un po' di caos, però Martina c'è, come dicevamo prima, gli mancherà l'esperienza, ma sicuramente quello che non gli manca sono i watt e il cuore. Tengono a sinistra adesso, girano a sinistra, adesso ancora saranno obbligate, perché siamo nell'estremo nord. Come si chiama sto parco New York? Park? A me lo chiedi. Ma vabbè, ci ho provato, dopo lo chiederò a Charlie. Come si chiama il parco di New York? Central Park. Non mi veniva. Ecco. Eccoci qua, allora ci siamo quasi, qua siamo obbligati, qua parte il dente. Guardate che noi siamo su Martina Fidanza in questo momento, che si trova in 60esima posizione. Qua Marti deve assolutamente spingere un pelino di più per tornare dentro. Intanto vediamo già le prime atlete che si staccano lì dietro. Martina deve stare molto molto attenta ed è entrata. Brava Martina, primo test passato, perché questa non era scontata assolutamente, il primo dente. Ricordiamo che lei ha avuto la fortuna di essere aiutata comunque da Matteo Cigale, gli facciamo un in bocca al lupo, ho avuto modo di scambiare delle chiacchiere con lui, e nascerà anche una collaborazione, ti dirò, con Scalenatori Seriali, che male non fa. E poi che ha aiutato insomma Martina in questa cosa. Martina c'è ed è, a mio modo di vedere, nella posizione giusta. Qualche atleta invece, secondo me, presto ci lascerà, Marco. Ma qualche atleta purtroppo presto ci lascerà, anche quelli che seguono la chat possono vedere come il nostro Bonzo è sempre lì attento appena qualcuno si sgancia a fargli la nostra saluto sportivo. Martina veramente impressionante, si stava staccando appena ha capito che stava perdendo la ruota, ha dato una botta allucinante a 7-8 watt kilo, sta rientrando, c'è un piccolo gruppettino che si sta allontanando, lei deve per forza entrare, deve entrare con quelli davanti, perché sennò poi diventa veramente difficile, ma lo sa assolutamente,
sta spingendo tantissimo, il cuore intanto ma è una roba comunque imbarazzante, ma eccola, sta rientrando Marcello, sta rientrando. 196 battiti in questo momento a Martina, ma è rientrata e va bene così, ragazzi, va bene così, fidatevi di me. Martina assolutamente sta facendo una gara eccezionale, ha davanti assolutamente delle nazioni come gli Stati Uniti, come l'Inghilterra, come il Sudafrica, ma anche Nord Europa, che ci credono tantissimo. Invece Martina è qua a vendere cara la pelle, sebbene pensate che solamente nel 2022, se non sbaglio, se non erro, ho utilizzato Zwift qualcosa come 12-14 volte. Parliamo di niente, noi solitamente, almeno io appunto, ma faccio schifo uguale. No, in realtà no, cioè è comunque una skill da allenare Zwift, e sicuramente avere il motore conta, ma non conta, diciamo così, molto avere a che fare con il percorso, conoscere il percorso e conoscere anche l'attitudine a pedalare su un rullo, Marco. Sì, assolutamente sì, lo sforzo che uno fa sul rullo è completamente diverso, potete vedere Martina è praticamente piantata sulla bici, nel senso non ha comunque il movimento della bicicletta e quindi lo sforzo è veramente devastante. Il discorso che diceva Marcello prima, fondamentale, il ventilatore, che sembrano delle cose particolari, ma immaginate a stare a pedalare a 195 battiti al chiuso, non hai aria, non hai niente, quindi devi bere tantissimo, c'è una sudorazione impressionante, ma lei questo lo sa, lei è abituata a correre comunque in circuito, quindi problemi non dovrebbe averli, la gamba la potete vedere voi e siamo lì comunque, lei non molla. Allora, diciamo una cosa, il grande, ci sono due test con i ragazzi, il Bonzo che dice 196 battiti, Magni, domenica usciamo insieme io e te in bici, ti faccio venire 196 battiti anche te. Sì, sicuro. Sicuro. No, allora, dobbiamo dire una cosa, allora, Martina in questo momento sta recuperando, per modo di dire, il cuore è altissimo, però è assolutamente dentro, mi pare. Adesso voglio vedere se delle ragazze sono rimaste indietro, no, anche quelle che si erano un attimo staccate su quella salita, quel piccolo grippo, diciamo così, sono rientrate, quindi Martina Fidanza è assolutamente lì. Il prossimo test è importantissimo, tra poco passeranno sotto a quello che è l'arco che gli consentirà appunto di avere il van, questo van che non sarà utilizzabile o comunque darà pochi benefici se non in quel piccolo pianoro, insomma, che c'è tra una spaccata, tra un pezzo ripido, diciamo, della salita e l'altra. Ci sarà il test tra poco, New York Home, la conosciamo molto bene, 1,4-6% medio di dislivello, con dei picchi intorno al 14-15%. Lì il vero grande test per Martina. Lì assolutamente sì, Marcello, sarà un test molto interessante da vedere, perché poi, ripeto, non sarà una volta, ma dovranno comunque rifarlo. Quindi sicuramente lì il gruppettino di circa 60, se non sbaglio, che stanno andando adesso comunque, che sono in fuga, ho paura che non rimarranno così dopo arrivati in vetta a quel com, perché quel continuo salire di livello 10-11%, poi torni normale, picchi da 15-16% fanno male, rimangono nelle gambe. Sono sicuramente atlete grandissimi, ma fanno veramente male. Siamo adesso su Molman Pasio, colei che in questo momento sta ancora detenendo quella che è la maglia iridata del Cycling d'Or, e quindi cerchiamo anche di carpire quella che è la sua posizione. Lei si mantiene intorno alla 23esima posizione perché, per un semplice motivo a mio modo di vedere, non si fida di quelle che stanno dietro e quindi si vorrebbe in qualche modo sicuramente riposare, ma non si fida, preferisce tenere un occhio ed essere abbastanza agganciate al primo gruppo, perché qua se c'è uno spacco andarlo a perdere, insomma, diventa abbastanza importante. Mi sembra che in questo momento però lì davanti si stia spostando qualcuna, vedo Gigante che si porta in avanti, eccolo qua l'arco verde in questo momento, quindi tutte hanno un van, miliardi di kudos spiovono su quelle che sono di Ride On, perché siamo su Zwift, piovono sulle nostre ragazze, sono strameritate. E Molman Pasio, 175 battiti suoi, è una ragazza sudafricana di 35 anni, diciamo, quindi è normale che abbia meno battiti rispetto a Martina.
Ma allora diciamo che può essere normale per loro, perché io comunque sono coetaneo e 175 battiti li ho quando mi allaccio gli scarpini prima di partire, quindi sicuramente diciamo potrebbe essere una cosa del genere. Non ne va, ecco, attenzione, se non sbaglio, no, ho visto un tunnel, quindi tra ci poco, siamo. Tra poco ci siamo, comincerà New York Home, sarà intanto comunque... comincia già a scaldare le gambe perché 5%, ma tra poco lo vedremo. Intanto in alto il numerino rosso, il numerino della pendenza diventa rosso, tra poco vedremo partire, lo vedremo proprio da queste in tante immagini. Noi siamo su Illy Gardner, questa è un'atleta fortissima, ormai ci siamo, un altro arco e poi partirà il com, ma qua comunque la salita è già ampiamente iniziata, manca davvero poco, adesso vi dico tra non molto gireranno in questo momento a destra, gireranno, prenderanno questa e poi inizierà il ufficialmente. Qua a destra gireranno e poi inizierà il New York Home. Lo vedete, questa torre rossa sta a significare l'inizio del segmento, Marco. Sta a indicare l'inizio della fine, nel senso che qua veramente... Allora, vediamo per quanto interessanti. Cominciano, vedete là nella colonna dove vengono riportati i nomi, ogni tanto qualcuno viene fuori arancione. Arancione vuol dire che sta... Guardate qua, si sono accesi tutti, ma... Serve per buttarlo via, praticamente non ha assolutamente importanza. Il problema in realtà è che in questo momento bisogna cercare, Marti si stanno sganciando, deve cercare assolutamente di spingere al massimo in questo momento, ma è dura, 298, guardate i battiti, 200. Qualcuno che mi dice che il cycling door è finto, guardate i battiti di Martina Fidanza, che sarà sicuramente ai nostri microfoni, 310 watt, va incredibilmente, però è normale, ce la capisco perfettamente, perché basta poco, davvero basta poco, questa è esclusivamente, ragazzi, esperienza. Fidatevi di me, non è assolutamente perché uno ha un rullo diverso dall'altro, perché sono tutti identici, non è perché le altre vanno più forte di Martina Fidanza, è una fatica diversa, ma è una skill che sviluppi con l'indoor, c'è poco da fare, queste conoscono perfettamente, sanno dove stare nel momento in cui trovano determinate condizioni. Ma assolutamente sì, l'abbiamo detto praticamente a inizio della diretta, che Martina sulla carta diciamo non ha rivali, se queste qua che corrono su Zwift vanno a fare un giro in pista sicuramente non li vede neanche. Il problema è che è proprio uno sforzo completamente diverso, deve essere allenato, uno deve pedalare a bassissime, attenzione. Guarda in questo momento dov'è lei, Ashley Molmonpasio, campionessa mondiale, si mette lì davanti, vuole fare selezione, vuole assolutamente tirarsene via, le americane la conoscono, c'è Cischi, l'americana fortissima, anche lei in Premier, che si mette alle sue spalle. Tutte le americane sanno assolutamente che cosa vuole fare, vuole rendere la gara più dura possibile. Queste sono proprio le sue intenzioni, maledetta. Infatti io le dicevo, io allora a Eric Min, adesso noi screnatori seriali mandiamo tutti una mail a Eric Min e diciamo scusami, ma c'è della gente magari che non ha esperienza, ma perché andare a prendere un percorso così difficile? Io avrei la risposta, ma non la do perché comunque mi piacerebbe avere ancora il canale aperto per qualche tempo. Intanto vedete che ancora alcune utilizzano adesso il furgoncino, chiamiamolo così in maniera ignorante, serve un po' a poco perché è leggermente spianato, ma non... Sì, è l'unico momento in cui sinceramente possono utilizzarlo, devono eliminarlo, devono toglierlo, perché invece sopra il picco lì prendono il casco aereo e poi devono usarlo subito in discesa, quindi qua si formerà il vero gruppo che poi alla fine andrà a contendersi la maglia iridata. Continua, io ti dico, te la faccio vedere in questo momento. Questa, attenzione a Illy Gardner, te la butto lì, l'ho seguita da un po', ci siamo scambiati il follow su Zwift Companion, la sto guardando, attenzione. Allora, se non posso puntare sulla campionessa, diciamo così... Vogliamo lanciare la birretta? Facciamo la birretta? Birretta. Illy Gardner per me potrebbe fare podio. Quindi, allora, non possiamo giocare la campionessa attuale, la lasciamo in stand-by. Io lascerei stand-by la campionessa. Allora farei, vediamo un po' chi mi può piacere. Se posso consigliare cosa? La Nelson. Aspetta un attimo, un secondo, arrivo subito. Se non ti fidi, ti sei staccato. Allora,
andiamo assolutamente avanti. Andiamo a vedere anche come è messa adesso la nostra Martina, che l'abbiamo vista, ma no, no, era prevedibile, sinceramente. È staccata in questo momento in 66esima posizione, la passa alla Kong, si perdono anche un po' quelle che sono le motivazioni quando succedono queste cose, ma è normale, sinceramente non mi aspettavo niente di più, non è nessun tipo di bocciatura per Martina Fidanza, questo ci tengo a dirlo, perché anzi grazie Martina Fidanza che ha partecipato e sta ancora partecipando e porta visibilità a una campionessa come lei che ha vinto la medaglia d'oro nello scratch a Roubaix ed è qua a scannellare con delle ragazze invece che il gioco lo conoscono molto molto bene e oltre ad avere il motore conoscono nei minimi dettagli. Bisogna sviluppare una skill, non c'è niente da fare su Zwift. Assolutamente sì, ma penso che nessuno potrà dire niente di Martina Fidanza, non deve dimostrare niente su Zwift. Anzi, come diceva bene o male Marcello, è stata veramente in gamba a mettersi in gioco, in tanti non l'avrebbero fatto. Guarda, giusto per ancora alzare bandiera, un'altra cosa in favore di Martina Fidanza, Sara Gigante, che per lo stesso Zwift, leggevo oggi i commenti, era una delle grandi favorite, in questo momento si trova in 47esima posizione, completamente staccata. Quindi lei era, questa ragazza australiana di 21 anni, era una delle pretendenti, tra l'altro grandissima scalatrice, questo vi fa anche capire il livello altissimo che c'è qui oggi. Ma sì, qua ormai siamo qua, parliamo veramente di mostri sacri e possiamo ribadirlo. E Martina, ripeto, non deve dimostrare niente a nessuno e dobbiamo fargli solamente dei grandi complimenti che si è prestata a questa cosa. Quindi dare visibilità a questo mondo, creare attenzione intorno a questo mondo perché veramente si può sviluppare e tanti giovani possono veramente trovare il loro mondo. Pensiamo, come diceva Marcello prima, a Cigala. Quarto era nel ranking di Zwift, ma se non dico una cavolata e molte volte lo faccio, il campione del mondo maschile lo scorso anno è uno che faceva canoa, se non sbaglio, quindi potete capire che non c'entra ben poco col discorso ciclismo, è un mondo da dove sviluppare. Assolutamente, intanto mi pare che nel gruppetto di test in questo momento siano rimaste circa una trentina di ragazze, io sono sulla svedese, ma qui con lei c'è anche Justin Barrow, questa forse è una delle atlete un pochino più âgée, si può dire Magni, âgée? Cioè, ok, si può dire âgée, non vogliamo creare problemi al canale, si può dire? Si può dire âgée. Che ha 42 anni, è un'australiana, anche lei corre in Premier con ottimi risultati e quindi sta correndo assolutamente molto molto bene, si trova in 18esima posizione, esperta, conosce il gioco, quindi andiamo avanti, siamo qui davanti. E allora andiamo a vedere anche la Reisma, questa ragazza olandese di 29 anni, è qui in questo momento ha 172 battiti, si trova davanti. Allora, in questo momento vi dico esattamente dove siamo. Siamo alla fine del New York Com. Stiamo per arrivare nuovamente qua. Gireremo a sinistra. Gireranno a sinistra le ragazze, poi andranno per un tratto in Central Park in senso orario per poi passare per la prima volta sotto a quell'arco che gli consentirà di avere il primo booster, ovvero la piuma. Esattamente sì, intanto ricordo i chilometri che hanno percorso le ragazze, sono 13,5 chilometri, è ancora molto lunga la gara, non siamo neanche a metà, ormai questo gruppettino veramente, se vanno avanti così, saranno comunque inarrivabili, quindi sicuramente posso già sbottonarmi che una delle campionesse, delle vincitrici, molto probabilmente sarà di questo gruppo qua, perché da dietro ho seri dubbi che possono comunque richiudere un gap del genere, tanto Martina, vedete, non sta mollando un metro, è percorso comunque veramente veramente tecnico, ci sta perché comunque stiamo parlando di un mondiale, quindi va bene che sia così duro, sicuramente è abbastanza impegnativo, quella salita là è abbastanza ignorante. Ma assolutamente sì, ma è dura e poi comunque non è ancora finita qua, perché qua è una garetta da un'oretta e un quarto all'incirca, quindi per loro. Per me Magni è pianura e anche Iacco, che li vedo benissimo in chat, diventa una gara da 2 ore e mezza con sosta al bar. Ma assolutamente sì, anche per quel grandissimo mio amico del Barbazza che ieri
si è profuso in, in complimenti nei miei confronti. Qua arriveremo veramente merdesimi, ma questo comunque si sa. La gara è lunghissima, il cuore va su. Intanto Manni, sto leggendo nella chat, non posso ripetere, perché nonostante che siamo su Twitch, siamo su YouTube, siamo su Facebook, quindi dobbiamo avere un contegno, però ho letto il tuo messaggio. Ha letto assolutamente, è giusto, perché siamo ancora su Facebook, quindi dobbiamo assolutamente mantenere un decoro. La federazione ha detto andate anche su Facebook. Andate dove volete, se avete le password per Sky, però non si fidavano a tal punto da darci il canale della federazione diretta. Hanno detto prendiamo prima, vi studiamo. Allora, siamo su Martina Fidanza, 68esima posizione, la nostra Martina è in compagnia della Kong. Mi pare che dalla bandiera sia una Svizzera. No, questa qua, no, con la canadese dietro, assolutamente. Mi sembra che ci sia anche la Kong, che è Hong Kong, mi pare. La Kong, Hong Kong. Giuro che non l'ho fatta apposta. Allora, ci siamo Martina Fidanza. Adesso andiamo a vedere se troviamo le altre atlete là davanti. Intanto è proprio qua, andiamo a vedere la Grove, in questo momento la Sannara Grove, la ragazza anche lei leggermente staccata, circa 2-3 secondi dal Iversen. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare anche le altre ragazze, abbiamo un attimo, ed ecco qua, adesso saltiamo direttamente sul primo gruppo, Zoe Langham. La britannica è nel gruppone, sono circa 24-25 le atlete del primo gruppo, mi pare che le davanti però stiano cercando di allungare, appena vedono salire un attimino la pendenza non è che dicono ragazzi dai stiamo un po' in gruppo, cioè non sono come me Magni che dicono vabbè stiamo un pochino in gruppo, insomma non tiriamo, no, loro tirano subito, continuano ad aumentare, c'è la Svarstrom, la Brunne, la Kolklof, sono tutte lì. Intanto salutiamo anche gli amici di questa meravigliosa concessionaria che ci passano davanti, ci salutano, loro diranno ma cosa stanno facendo? Stiamo facendo una bella telecronaca e come diceva Marcello qua, come vedono un piccolo dente ci si buttano sopra e scannellano come non ci fosse un domani. Intanto qua se sentite un po' di caos non potete immaginare, ma c'è veramente grandissimo pubblico. La cosa è molto interessante perché come abbiamo detto 50 volte questo sarà veramente il futuro, ci sono persone, squadre che investono in questo mondo e quindi noi siamo qua, la federazione è qua, dobbiamo svilupparlo sicuramente perché sarà veramente il futuro. Assolutamente sì, lo possiamo sviluppare io e te, potremmo... siamo qua, sviluppiamo io e te. Che cosa ti devo dire? Innanzitutto devo notare che la svedese, hai visto quella svedese che ha l'avatar che si è fatto praticamente i capelli a moicano, cioè poteva scegliere qualcosa, aggressiva, dopo ve la facciamo vedere per bene. Intanto siamo sulla Molman Pasio, sempre lì in 20esima posizione, sta scannellando, dietro di lei c'è la Nelson, la Kulkiski, adesso andiamo a vedere anche questa è un'atleta sicuramente da menzionare, Liz Van Oveling, questa ragazza, sai che anche questa potrebbe davvero, 31 anni, anche lei ha fatto di recente 2 secondi posti in Premier, è assolutamente una delle atlete che oggi potrebbero dire la loro, perché... Allora, sicuramente su Zwift contano tantissimo il rapporto FTP, ma soprattutto, a mio modo di vedere, il wattaggio massimo espresso sui 15 secondi. In più, una volta che uno ha questa caratteristica, quindi se hai la caratteristica dei picchi di 15 secondi, che su Zwift, a mio modo di vedere, dati anche l'algoritmo, ma anche soprattutto i percorsi, quindi si avvicinano molto di più a quelli che sono gli sprinter, se hai anche la lettura del gioco, quindi se solitamente vai a vincere, quindi vuol dire che sei un atleta completo assolutamente. Magni commenta che ha un avatar quasi più brutto del mio, non lo so Magni, non lo so.
parte che Magni, anche se siamo qua con la federazione, potremmo anche buttarlo dentro. Noi possiamo assolutamente buttare dentro Magni. Vi faccio vedere intanto la Martina Fidanza, in questo momento merita assolutamente questa telecamera, e ringraziamo sempre il nostro Moreno Mastellaro, nostro graditissimo amico. Che Saligari, il nostro Saligari praticamente, è in moto. È il nostro Saligari in moto. Moreno Mastellaro è venuto, sapeva che eravamo qua, insomma, io sono in Modena, te sei di Lodi, non ci vediamo praticamente mai, ma ci sentiamo quasi tutti i giorni con la squadra di scalinatori seriali, vi invito sempre a iscrivervi. Beh, allora praticamente è venuto, pensava di semplicemente far due chiacchiere e godersi la diretta, e invece subito gli abbiamo dato una telecamera in mano e gli abbiamo dato il compito di stare su Martina Fidanza. Ma assolutamente sì, anche perché comunque con la parcella che ci ha messo fuori non poteva venire qua a non fare niente. Purtroppo dobbiamo essere ancora un linguaggio molto molto pulito, quindi abbiamo qua Moreno Mastellaro, il grande Mufasa è ancora qua che ci fa da bodyguard insieme a Charlie. Adesso sono un po' impallato dalle persone perché la cosa è cominciata a essere veramente importante, sicuramente povera Martina che sta correndo mentre gli altri mangiano, però vediamo, è sempre lì. Esatto, allora dobbiamo dire che salutiamo anche Pietro, là in fondo lo vediamo, Pietro l'ha detto stampa, ha detto alla comunicazione della federazione, notate quello con la sciarpa, quello con cui ci siamo scambiati non so quanti messaggi oggi, è stato veramente bello, bello essere qua e assolutamente vedere la Martina Fidanza aver dato per il momento tutto quello che doveva dare, è stata veramente una figata. Siamo qua anche in compagnia di, è venuto a salutarci semplicemente un membro della federazione che salutiamo, Luciano, sempre disponibilissimo. Dicevamo, siamo leggermente staccati per quanto riguarda Martina Fidanza, però veramente ha dato quello che doveva dare ed era giusto che desse, insomma, questo grandissimo contributo e soprattutto una visibilità agli sport, che sicuramente è un momento importante e che avrà un'evoluzione incredibile, Marco. Ma assolutamente sì, come dicevamo prima, l'e-sport diventerà veramente proprio una vera e proprio sport proprio. Quindi si devono comunque allenare, perché ripeto, Martina non deve dimostrare niente a nessuno, ha watt da vendere, quindi cioè, ripeto, non è, ci mancherebbe altro, anzi gli fa veramente onore che si è prestata a questa cosa per dare visibilità a questo mondo, Marcello. Assolutamente sì, sta dando davvero visibilità ed è incredibile quello che stanno facendo e mi faccio davvero i complimenti. Intanto mi leggo qualche membro della chat, un secondo solo. Ed eccoci tornati, siamo qua con Ale Invix che dice non penso che sarà dispiaciuto ad essere lì vicino, grande Alex, e ve la faccio vedere subito anche mentre sta pedalando, fantastica, Martina Fidanza assolutamente sta facendo vedere un bellissimo recupero. Allora andiamo avanti, cerchiamo di tornare invece sul gruppettino di testa. Allora ve lo faccio vedere, allora siamo qua, ve la faccio vedere, per forza devo volare su lei, sulla Gardner in questo momento, questa atleta di 22 anni inglese, Illy Gardner, si trova nella posizione del gruppo di testa, è in fuga assolutamente. Allora in questo momento si trova nella parte est di Central Park, sta andando in direzione sud e quindi tra non molto passerà sotto all'arco che dovranno rifiutare quello che è quel power ups, perché si tratta di un power ups che dal van non serve assolutamente a niente. Ecco, è passato adesso sotto, quindi assolutamente ragazzi sicuramente hanno la piuma, tra poco vedrete assolutamente, appena comincerà New York Home, la nuvola di piume, Marco. Sì, ero andato a fare un giro io sui rulli, ho chiesto a Martina se voleva il cambio, chiaramente mi ha mandato a quel paese, sapendo la mia FTP, quindi sì, no, la cosa è veramente interessante. Io sono andato a fare un giro perché poi vi faremo vedere poi sui nostri canali social, Instagram, questa cosa qua, perché hanno messo giù anche altri rulli
chiaramente non sono in gara, sono fuori gara, ma c'è un 3-4 persone che si stanno allenando, scaldando, non so, sul discorso dei rulli era molto comunque simpatico farvelo vedere. Tanto, ah ok, vediamo comunque, adesso Martina sta un attimino rifiatando, perché giustamente rifiatando, siamo a 190 battiti comunque. Vabbè. Qualcuno sta scrivendo, non lo leggo però, la Martina qualcosa sulla chat addirittura, con 190 battiti si stanno scrivendo, era bello leggerlo, Gorrich, thank you, Gorrich, sì. No, io non so neanche parlare bene l'italiano, figuriamoci l'inglese su uno schermettino che è piccolino così, leggo thank you. Allora, thank you va bene, devo capire, devo leggerlo io perché non sono riuscito a leggere cosa ha scritto perché non mi fido della tua pronuncia. Sono madrelingua, è il padre che lo sappiamo, ma la madrelingua. Allora, Molman Pasio, Ashley Molman Pasio, questa ragazza sudafricana di 35 anni sa assolutamente come si gioca a Zwift, in questo momento 160 battiti suoi praticamente, è a sedere sul divano, sta aprendo la birretta e dice ragazzi portatemi voi in carrozza fino a New York Home, poi dopo vi tiro un'altra sgasata, vi stronco un altro, quindi fa saltare nuovamente il gruppo e poi voi la riportate in giro per tutto Central Park e ancora una volta New York Home. Siamo tra poco quello che è il giro, quindi ci stiamo per avvicinare a quello che è il percorso, siamo circa a 21,7 chilometri, vi ricordo che il percorso dura circa 55 chilometri e terminerà in salita, quindi la Molman Pasio c'è, è nel gruppetto di testa e ricordiamo che lei è la campionessa, la detentrice ancora della maglia tricolore UCI World Championship. Ah, eccoci qua, intanto poi ragazzi la chat, saluto Ale Invis che dovrebbe essere Alessio Carniato, che fa la battuta, chiaramente una battuta scontatissima, non penso che sarà dispiaciuto ad essergli vicino, sta dicendo che Moreno Mastellaro non sarà un grosso sforzo stare vicino a Martina Fidanza, penso di no, penso proprio di no. Però posso davvero salutare i nostri cari amici della gang, non solamente quelli che sono qua, vedo Iaco, vedo Alain Vix, il grande Magno, però anche comunque Mufaz che è venuto a trovarci, c'è Charlie, c'è Moreno, ci stanno portando da bere intanto. Noi siamo qua comodamente seduti qua a raccontarla, però è veramente carino quello che sta accadendo. Siamo sulla Molman Pasio, quindi ringraziamo Moreno Mastellaro che sta. Allora, primo giro fatto. Allora, in questo momento sono passati sotto all'arco arancione, quindi vuol dire piuma per loro. Parte da qua ufficialmente il nuovo giro, per chi lo conosce molto bene, Knickerbocker. Vi ricordo che il campionato mondiale UCI World Championship si trova a New York, il percorso è Knickerbocker, ricostruiti sono due giri e mezzo, circa 54,7 chilometri per oltre 900 metri di dislivello, è durissimo davvero farne un giro, meno male che loro hanno scelto di farne due e mezzo, chi ha scelto di farne due e mezzo sicuramente non è in gara oggi, è un malefico. Ah beh, assolutamente sì, chiamiamo la mente malata, senza chiaramente sempre con molto rispetto per quanto riguarda il discorso, ma chi ha scelto un percorso del genere e ha scelto non di farlo una sola volta, ma ben due volte, 2,5, secondo me è perché non ha mai fatto una gara su Zwift. Anche secondo me, siamo tornati su Martina Fidanza in 67esima posizione con la Roshino, la canadese e la Kong di Hong Kong, quindi assolutamente sta facendo la sua gara, ricordiamo che nessuno qua oggi aveva la menché minima ambizione di rimanere lì. La Kong comunque scrive, adesso te lo dico, I guess I like to let me work for climb, stanno facendo amicizia e gli dice scommetto che sono più leggera io per la salita, quindi assolutamente si sta mettendo d'accordo perché giustamente bisogna a questo modo collaborare e quindi farsela insieme. Grandissime queste ragazze, questa sportività, ti spiego cosa è successo, la Kong gli ha detto penso di essere la più leggera io per la salita, molto probabilmente non si vogliono staccare, vogliono concludere il loro tre insieme, darsi cambi eccetera eccetera e portare a termine e onorare questa gara, bello. Ma è bellissimo, è la base dello sport, comunque quando sei in gruppo, allora il ciclismo chiaramente si corre tra virgolette da soli, c'è una squadra ma corri da solo,
in questo caso qua darci una mano è fondamentale, cosa che non viene fatta assolutamente nelle nostre gare del giovedì. Ma lasciando perdere questa cosa qua, è una dimostrazione che comunque lo sport vince sempre su tutto. Cioè qua addirittura a 185 battiti qualcuno ha il coraggio di scrivere in chat: penso di essere io la più leggera, venite dietro di me che vi do una mano io. Cioè è una roba imbarazzante, è bellissima, è una cosa stupenda. Quindi è veramente l'essenza dello sport. Hanno visto che comunque andare a prendere quelle davanti, anche se è un secondo, due, ma Zwift due secondi sono imbarazzanti di prendere. Dietro non dovrebbero entrare, quindi loro sono rimaste in tre e molto probabilmente arriveranno loro tre. E infatti vedete Martina ha, diciamo così, seguito le direttive che ha dato la famosa Kong di Hong Kong, ricordiamo che ormai diventerà un must, e si sono messe lì dietro e sta recuperando pian pianino, diciamo. Ecco, io rimango con la mia telecamera fisso su Martina, quindi se vuoi fare un giro davanti, eventualmente andare a vedere come si stanno comportando, io ho sempre la telecamera fissa su Martina. Tienila fissa su Martina, perché è giusto raccontare della nostra ragazza, magari dopo la intervisteremo se avrà voglia di mettersi qua, ma immagino di sì dal sorriso. Mi ha fatto ridere anche suo papà, il mitico Fido, che ho conosciuto anni fa, 8 anni fa, è una bellissima esperienza insieme. È stato davvero un grandissimo ciclista, veramente figlia d'arte la Martina Fidanza. Allora siamo sulla Garner in questo momento, allora vi dico subito che tra poco ne vedremo delle belle. Allora siamo su Iva Garner, ma io mi voglio spostare e andare su quella fetentona dell'Ashley Monpasio, ovvero la detentrice, la volpona sta in questa posizione, in 35esima posizione. Attenzione, corvetta a destra, ormai la conosciamo molto bene, tra poco combatte il picco. Voglio vedere la Monpasio che torna davanti a dare un'altra randellata, come per dire, ogni giro, che sia a nord di Central Park o a sud sul New York Home, randellata della Monpasio. Vediamo un attimo, vediamo 177 battiti, 177, 195, 212, 218, sta andando in progressione, il cuore si sta rialzando, perché in questo momento è veramente basso per quanto riguarda lei, assolutamente, si sta mantenendo lì, vediamo, in questo momento ancora non spinge, rimane in 35esima posizione, il gruppo di testa è formato da quello, vediamo un attimo cosa farà. Stiamo salendo, 5, 6, come vedete su in alto sta comunque salendo, non so se loro ci sentono, possiamo tirargli la scannerata ignorante, non penso che ci stiano ascoltando in questo momento, quindi forse no, però dico, vedete, lei che è comunque campionessa in carica sa giocare, non c'è niente da fare, sta dietro, si è fatta trascinare per tutto quello che era, diciamo, la parte piatta o comunque dei sali e scendi, quando poi la salita incomincia ad impennarsi, lei parte da dietro, guardate in questo momento, va davanti e le devasta, guardate, questo è proprio quello che deve essere fatto, quindi sicuramente quelle che sono in gruppo e sanno giocare, secondo me al secondo giro converrebbe incominciare chi ha un po' di watt più alti di lei a metterla un po' alla corda, perché se ve la portate fino in fondo con lei la vedo abbastanza dura, non so cosa ne pensi Marcello, ma lei è veramente in gamba su queste cose qua. Guarda, sono sincero, ormai la mia tattica l'ho appurata, io non metto mai la testa davanti su Zwift e gioco la scannellata sotto al traguardo e poi basta, che può andare bene o può andare male, ormai io ho la mia tattica one shot, io lo chiamo one shot, ormai io ho sviluppato questa tecnica, ovvero io non ho più la fisicità e forse non l'ho mai avuta per concedermi dei doppietti, adesso qualcuno dalla diretta farà anche delle battute, io ne tengo una ma fatta bene, quindi la faccio solitamente a traguardo. Staccare la Molman in questo momento, comunque è un gruppo molto molto folto, è un po' dura. Vi faccio vedere anche l'esperienza di alcuni di loro, perché per veramente per pochi attimi che la percentuale di dislivello sale oltre il 3%, la velocità oltre il 58%, ma alcune di loro sono talmente tanto esperte da riuscire a fermare il rullo dai vantaggi e andare in posizione thunder tuck proprio per sfruttare anche l'aerodinamicità in discesa, quindi parliamo assolutamente di atlete evolute. Esattamente quello che abbiamo detto fino in questo momento è l'esperienza, non c'è niente da fare, quindi sono quei piccoli trucchi che però comunque su una gara del genere smettere di pedalare e comunque non perdere velocità può fare la differenza, riposi un po' le gambe,
poi loro avendo comunque dei motori imbarazzanti, il cuore va veramente giù e quindi recuperano tutte cose, come diciamo, che vanno allenate, come comunque in tutti i vari settori. Su pista ci saranno quei trucchi che ti permettono di poter vincere e fare meno fatica, su strada uguale, e qua ci sono le varie skill. Una di queste, come diceva Marcello, è il discorso di smettere di pedalare a una certa pendenza, bloccare il rullo completamente, quindi farlo arrivare a 0 watt e ti metti nella posizione più aerodinamica, che comunque è stata vietata dall'UCI su strada, almeno su strada, ma su Zwift si può ancora fare, quindi facciamolo tranquillamente, anche perché su Zwift, a parte qualche caso raro che gli si è sganciato il rullo e è andato per terra, in teoria non dovrebbe esserci nessun problema. Ho detto, ho visto serio su andare in terra. No, sai che davvero, guarda, non lo dico mica, ma oggi mi è capitato, tra un po' zacco per terra con i rulli, ma non mi era mai successa, ma davvero, infatti quando sono diventato serio, perché mi hai fatto venire in mente questo incubo che ho vissuto questa mattina, ve la racconto. Era una gara organizzata dalla Wahoo su insomma. E niente, a un certo punto partono ovviamente questi bastardoni, solito a tirare scanellate, mi sono messo in piedi, ho visto la bici che si inclinava, non avevo avvitato bene dietro, si era, a forza, io la tengo bene o male sempre sopra i rulli, perché è una bici apposta per i rulli, acquistava un cancello, l'ho sempre sopra i rulli, l'ho messa lì, tra un po' zaccoli, cioè roba che... Bene o male che non c'era nessuno, perché sarebbe stata una figura in merda incredibile. Posso chiederti, perché c'è la Kong di Hong Kong che chiede cosa vuol dire zacco. Non so se vuoi dargli adesso, a parte gli scherzi, abbiamo visto prima Martina che era in un tratto in discesa, che ha proprio seguito quello che stavamo dicendo, no perché l'abbiamo detto noi chiaramente, perché lo sapeva, però ha smesso di pedalare e ha recuperato un po' quello che era il discorso dei vari batteri. La problematica sui rulli che diceva Marcello succede solamente a chi va oltre i 1100 watt quando fa le varie volate. Vi assicuro che io non ho mai avuto paura di andare in terra, a parte quando arrivavo alla fine di una gara che mi partiva qualche svarione perché avevo dato un attimino troppo, e quindi l'unico problema sui rulli per quanto mi riguarda è poter svenire. Intanto vediamo un po' la chat, siete veramente bellissimi, c'è Ale che io lo amo, Ale lo sa che è il mio preferito, perché nelle gare piatte mi metto dietro a lui mi tira, mi porta fino al traguardo, quindi c'è un amore con lui. Comunque devo dire una cosa, è meraviglioso fare la diretta qua perché al di là che gli unici tre che sono concentrati su Zwift siamo io, te e Martina Fidanza, tutti gli altri stanno mangiando e bevendo, meno male che abbiamo Charlie che ogni tanto si ricorda di noi e ci porta un bicchiere di vino. Però è proprio così, cioè nel senso che li guardi sembra praticamente, non so se si sente dalla chat il rumore, il bordello è una festa nella cosa. Gli unici tre che stanno guardando Zoom siamo io, te e Martina Fidanza, che sta facendo, e guarda, se la guardi in questo momento molto probabilmente siamo più sudati di noi di lei. Questa è una cosa assurda, che lei sta comunque pedalando. Intanto comunque vediamo, ragazzi, che veramente lo sforzo sui rulli, io veramente il primo che mi dice ma sui rulli è facile, lo invito a una delle nostre gare e poi dopo vediamo se gli passa comunque l'idea. Intanto siete collegati in tantissimi, veramente grazie, perché siamo arrivati, come diceva Marcello, chi da Modena, chi da una parte dell'Italia, di qua e di là, con una cosa fondamentale, chiaramente, per trasmettere in rete non ci è andato la linea, quindi è una cosa fondamentale questa, riusciamo comunque ad andare su in diretta. Intanto vediamo Charlie che sta facendo the public relation, molto probabilmente tra un po' arriveranno dei carabinieri e ci venderanno su. Ricordiamo il concessionario Suzuki di Seregno che ci sta ospitando. Tanto vedo che Marcello ride perché ripeto. Allora, siamo tornati su Martina Fidanza in 66 pesi alla posizione, 26 km e 7 per lei. Si sta un attimo, in questo momento terrà la destra e poi anche lei in direzione sud, in direzione del secondo giro di giostra su New York Com. Si dice veramente, bisogna assolutamente dare il massimo. Mi sposto e torno sulla Molman Pasi. Andiamo a vedere, perché tra poco altro giro, altro regalo, New York Com, quest'altra salita sarà tosta. E infatti adesso ci stanno arrivando delle formazioni, intanto vado avanti qua. Allora, per essere direttamente con Martina, magari Sergio Musso, se vuoi dargli una mano, molto molto volentieri, penso che possa comunque apprezzare. Intanto stiamo vedendo che comunque rimangono sempre in tre, non si muovono,
e come diceva Marcello, qua davanti c'è una bolgia che sembra di stare al Tour de France. Ancora una volta ripeto, questo qua è un movimento che deve essere solamente sviluppato, perché ha tutte le carte in regola per diventare il futuro. Lì e-sport sarà veramente il futuro. Noi ci siamo dentro, abbiamo praticamente delle varie squadre, partecipiamo a ZRL, conosciamo bene il mondo di Zwift. Vediamo. Sentite, intanto. Giustamente ci sta, è partito un applauso spontaneo per Martina, perché assolutamente fai delle riprese, intanto io la racconto. In questo momento siamo sulla Molman, appena parte la salita, appena si impenna la salita, cosa succede? Aumenta e si porta al comando, vuole assolutamente dare il passo e la Molman c'è. Secondo giro di giostra, New York Com si alza ancora, 9%, 10%, 12%, 14%, si vola. La Molman non fa assolutamente prigionieri in questa gara, ha fatto lei il buco precedente e assolutamente insistono. Grandissimo Luciano. Assolutamente d'accordo con Luciano Pasquini sul fatto che bisogna conoscere tutto di questo gioco ed è importante, bisogna sviluppare una skill interna. E sì, Martina assolutamente è una pistard, non deve assolutamente diventare un'atleta indoor. Martina, a mio modo di vedere, concedetemelo, è un bellissimo faro puntato sull'indoor italiano. Ma non è lei l'atleta che deve una volta, un giorno, percorrere questa strada, ma magari altre atlete che per un motivo o per l'altro non sono riuscite ad andare nel professionismo. Magari si possono applicare. Quindi, a mio modo di vedere, è una chance in più da percorrere per tutte quelle atlete che magari si sono visti chiudere la porta in faccia del professionismo, ma aprirsi magari quella dell'indoor. Ad esempio, noi degli scanalatori seriali abbiamo l'onore di ospitare Mattia Bevilacqua, che è un ragazzo sinceramente fantastico anche caratterialmente, che fino allo scorso anno era professionista nella Vini Zabu e quindi si è messo a disposizione, sta imparando, perché la nostra grande obiettivo e sogno è quello di mettere la squadra scalinatore seriale anche in Premier, chissà se ci riusciremo, però insomma ci proviamo. E Mattia Bevilacqua è entrato a far parte della nostra squadra. Intanto la Molman Pasio è lì davanti, davvero è lei quella che detiene il campione, la maglia iridata di campionessa mondiale. Dietro di lei Lance, la Belfort, la Langham, la Van Hoefling, l'Obach, si conoscono molto bene, ragazze, perché molti di loro partecipano anche in Premier, quindi sbattagliano ogni settimana in questo periodo, quindi si conoscono molto bene. Complimenti alla Molman, perché se, a mio modo di vedere, sta di nuovo facendo un po' dei buchi. Vedete in alto a destra, si stanno sicuramente allungando e ancora una volta è arrivata giù mazzate, le vedete, sì, come grappoli d'uva, come piccoli grappoli d'uva si staccano le ragazze. Ancora una volta la Molman fa il passo la Molman e stacca tutti o comunque va a rompere il gruppone. Interessante questa cosa, ormai anche per le atlete dietro non c'è pezza. Un'altra decina di persone si sono staccate, adesso andiamo a vedere quali. Esattamente, ormai la tattica penso che sia abbastanza chiara sia a noi ma anche a quelle che sono comunque in pista. Ricordiamo Martina che si è prestata a questa cosa, che se non sbaglio ha avuto anche un'operazione poco tempo fa, quindi insomma veramente onore, sta facendo una grandissima gara, ma tanto ripeto non deve comunque dimostrare niente a nessuno. Io ero andato a fare un giro, ero andato a fare un po' di riprese, avete sentito anche l'incitazione che gli stanno dando a Martina, perché la fatica vi possiamo assicurare che è veramente reale. Adesso vediamo Martina sui pedali, sta affrontando una piccola salitella del 3%. Siamo a, io parlo di Martina, ha fatto in questo momento 30 km, la gara è di 55, quindi abbiamo praticamente bypassato la metà da poco. Il gruppo di testa è a 32,6 km, sto guardando da questa telecamera che sta seguendo Marcello il gruppo di testa, e ormai come abbiamo detto arriveranno loro tre. Intanto davanti la tattica dell'attuale campionessa del mondo di Zwift, mi sembra sia abbastanza palese, abbastanza chiara.
vuole farsi portare nei tratti piatti e vuole ammazzare il gruppo sulle salite, visto che comunque lei è una grandissima scalatrice, e questo farà. Deve fare così. Intanto onore a Martina Fidanza, si trova sempre in 67esima posizione, ormai ha fatto amicizia con Rossignol e Kong. Stanno scrivendo, vedi? Esatto, Groove Jonas. Fantastica, davvero la Kong merita di essere seguita, è il nuovo follower Kong da stasera, perché sei veramente simpaticissima, scrive e si mette d'accordo con le ragazze. Martina Fidanza sta facendo la sua gara, giro a sinistra, e tra poco anche per lei inizierà il New York Home, altro giro, altro regalo. Intanto noi al volo torniamo sul gruppo di testa, andiamo a vedere come sono messe, eccole qua, Ily Gardner, che al momento la mia, in questo momento si trova sempre la mia, cioè io ho scommesso su di lei, la Ily Gardner si trova sempre nel gruppo di testa. Quindi tu su chi avevi scommesso? Bella domanda, avevo scommesso su una al volo perché mi piaceva il nome, ma essendo ignorante come una capra, staccata, è quella che è staccata. Intanto vediamo, ecco quello che diceva Marcello, guardate in questo momento, vedete? È stato un attimo, un flash, quando scende a meno 5 e a 57% di... Sì, ciao. A 57 km orari e a 5%, se mettete i watt a zero del rullo, quindi bloccate la pedalata, andate in questa posizione super mega aerodinamica che vi permette di seguire il gruppo senza fare alcun sforzo. Forse era la Gardner, la mia? No, la mia. ci ho provato, ma è... Ero teso, volevo tornare a vedere se la Gardner era ancora nel gruppo di test, invece sì, quindi sulle birretta ancora in gioco, la Nelson, secondo me, avevi puntato sulla Nelson. Sulla Nelson, va bene la Nelson. La Nelson è forte, mi sembra di sì, adesso te la faccio vedere anche, vediamo, un attimo, facciamo un certo, 174 battiti la mia, vediamo la tua come messa, la Nelson se la trovo, non ce la fa la Nelson, se scommessa la Nelson siamo rovinati, non ce la fa la Nelson, va bene, allora è morta, va bene, allora Charlie Sanchez, la Nelson, ricordava la Nelson pianura, grande Charlie. Attento, Charlie è un giustiziere, lui vuole assolutamente che le cose, le scommesse siano assolutamente corrette. Grande Charlie, grandissimo lui, atleta della nostra categoria B, che davvero è lì per passare in A, però giustamente rimane in B perché è un atleta che sicuramente dà il suo contributo nelle nostre ZRL. La Kong dice don't give up, non mollare, fantastica la Kong, veramente simpatici, sta scrivendo, ma la Kong scrive, ma è dietro, sta, no, tirando Martina, sì sta tirando, non mollare, ma forse lo scriveva a sé la Kong, fantastica. Sì, okay. Sì, la Kong, adesso vogliamo su Martina, ve la faccio vedere, giustamente, allora ve la faccio vedere anche in telecamera, eccola qua, Martina è qui con la Kong che dietro le dice non mollare, Martina, che vai bene, Martina non mollare, e mi raccomando non staccate neanche la Rossignol, che comunque andate via insieme a questo punto, hanno la Gomez a 23 secondi, tutta sola soletta, magari riuscite a recuperarla. Ma anche perché la Rossignol, ragazzi, può far comodo questo inverno, perché so che fanno sci, se non sbaglio, potrebbe essere, non lo so, canadese, potrebbe essere che fa comunque degli sci, ma proviamo a fare una cosa delle nostre, proviamo a lanciare un vai Martina forte dalla nostra curva, da questo angolino, vediamo se ci rispondono. Va bene, poi dirò a Charlie di toglierti il vino, puoi fare quello che vuoi, io intanto volo sulla Gardner, ci siamo lì davanti dalla Gardner, cerchiamo di capire anche la forte atleta sudafricana, se è ancora in gruppo, immagino sì, anche se non la vedo più, la Molman c'è ed è assolutamente dietro alla nostra Gardner, è lì e si stanno nuovamente riportando, ormai manca non tantissimo, siamo al 36esimo chilometro, manca un giro esatto, meno di un giro perché in realtà finisce tutto in salita, e tra poco, tra circa 15 minuti, sapremo chi vincerà nuovamente oppure per la prima volta la maglia iridata. Hai avuto un lapsus freudiano, perché hai detto nuovamente, vuol dire che c'è comunque... tutti gli occhi puntati sull'attuale campionessa del mondo, e intanto Martina sta affrontando il pezzo a 17%, ragazzi, è veramente, cioè, mi fanno male le gambe guardandola da qua, è veramente una cosa imbarazzante.
Vedo che c'è un po' di silenzio, secondo me adesso è il momento di fare l'ignorantata. Prova a fare l'ignorantata, vediamo se... Valla a fare che io intanto lascio qua le telecamere. E le vediamo, lì vediamo, intanto per tutti gli amici a casa, quello col dito rotto è il nostro Mufasa Dario Finatti, che sta guardando in questo momento anche, è più interessato anche Dario comunque al bere e al mangiare, lo vedo che lì è fermo fisso da un po'. Allora torniamo un attimo davanti dalle nostre ragazze, la Kong sta seguendo la vostra diretta secondo me, può essere. Va bene, ci siamo ragazzi, ancora che bello. Davanti, ancora davanti, guardala lì. La Molman, quando c'è il peso, lei c'è. Però attenzione, la Langham, la Belfort, la Kulczyński. La Kulczyński c'è, sono lì davanti. Vediamo a Godbell Hansen. Ormai stanno, devono ormai finire l'ultimo giro, quindi in questo momento si trovano esattamente a percorrere la parte ovest di Central Park in direzione nord, sono ancora in senso orario, poi per poi dover tornare nuovamente a passare per l'ultima volta sotto il traguardo arancione, prendere quella piuma che gli consentirà di avere quella marcia in più per New York Home. Intanto pubblicamente ringrazio il nostro Moreno Mastellaro, il nostro cameraman di fiducia, che pensava di venire qua a bere, a mangiare, stare seduto e godersi la diretta, e invece no. Salutiamo tutti quelli che sono passati a trovarci, ogni tanto passa qualcuno e ci saluta e noi lo salutiamo, non vedo l'ora. Attenzione, mi è sembrata di vedere qualcuno in fuga, la Molman però c'è. L'Hansen è dietro di lei, l'Osterby c'è pure, Keller. Adesso sono molto curioso e vi invito a voi. Questo è il momento del Toto Scommesse. Siamo a 38 km 3, siete pronti a scommettere? Dite la vostra, io sarò il vostro giudice. Birrino alla prima occasione in cui non si vede. Quindi Magni, puoi scommettere, così come Simone Bonifazi, Charlie Sanchez, Murdimat. Fai la tua scommessa, scrivete anche Moreno del Gobbo Pirellone. Punta sulla tua vincitrice. Alla fine lo diremo pubblicamente chi avrà vinto. Allora, se siete coraggiosi, non puntate sulla Molman Pasio. Ve lo dico subito, non puntate sulla Molman Pasio. Fate come me, io ho puntato sulla Illy Gardner, birretta sulla Gilner. Adesso vi leggo. Purtroppo le fan mi chiedevano le foto, autografi, magliette. Ragazzi, d'altronde non è vero niente, dovevo pagare quello che avevo preso da bere, quindi Charlie purtroppo non tira fuori più un soldo e quindi devo comunque pagare io. Allora, mi sono perso, dove siamo? 40° chilometro, aia. Siamo... sempre qua, si sono un po' spaccate. Allora, siamo al 40° chilometro e io come al solito ho acceso il Toto Scommesse. Magni, scrivi carta e penna per te, scrivi le scommesse perché dopo perdiamo. Allora, ti leggo io. Magni punta sulla Wine. Simone Bonifazi sulla Belfort. Attenzione ragazzi, che nel momento in cui scrivete un nome vi state giocando una birra per chi vince. Cioè, quindi tutti voi che scrivete un nome state pagando una birra a quello che la vincerà. Questo ve lo devo dire, perché ragazzi, prima o poi ci si vede, che sia la Gran Fondo col Nago, qualsiasi altra gara, Challenger Riccione, DJ Tri Milano, Senigallia, dove c'è il nostro Gobbo, se scrivete un nome è quello. Quindi allora, Murdimat punta sulla Molman, che... poco Molman, no, beh, Multimo, già non sogli lingua, neanche riesco. Beh, la Molman è la campionessa in carica, è facile. Allora. Simone Bonifazi sta largo, punta sulla svedese, ma di il nome, c'è cioè, la svedese, chi è la... Bonifazi è la Belfort. Belfort, hai puntato sulla Belfort, basta. Hai già fatto e c'è. Io ho puntato sulla Gardner, ve lo ridico. Moreno del Gobbo Pirellone punta sulla Wine anche lui, quindi anche Moreno, attenzione, Moreno, ovviamente se c'è più di una persona che punta sulla Wine, a questo punto vi vederete
quella che sono le birre vinte. 29 minuti intanto, se guardate Watch Party Ride, ovvero mancano circa 30 minuti alla partenza dell'UCI. Uomini questa volta. E chiaramente non lo so, molto probabilmente non riusciremo a stare ancora qua nella Suzuki a fare la diretta anche degli uomini, perché finiremo domani mattina. Non ce l'hanno chiesta. E gli uomini, c'è il nostro Cigala. C'è il nostro Cigala, ecco Cigala, a differenza assoluta. Oddio, è successo. Spero che non sia successo niente, non sento più il rumore dei rulli. Mi sembra che ci sia. No, Martina è qua. Martina c'è, ho sentito un rumore, ma molto probabilmente non era. No, sono gli altri. Ok, scusate. Perfetto. Spavento. Abbiamo sentito un tonfo, poteva essere Martina che stava per replicare quello che poteva accadere a me questa mattina. Grazie. Invece a Dio, no. Molman c'è, allora, la Molman, allora. Chi l'ha puntato? C'è qualcuno che ha puntato? Mordimat ha puntato la Molman, allora io vi ricordo che ho puntato la Gardner, attenzione ragazzi, non fregatemi la Gardner, non puntate su di lei perché assolutamente vi faccio vedere dov'è questa ragazza di 22 anni, giovanissima, ma veramente un bel talento per me, perché solitamente in Premier mette è abituata a mettere il musettino un pochino davanti, cioè sai quelle che... Il cortomuso, il famoso cortomuso. A me piacciono quelle che tirano poco e quando è ora mettono il musetto davanti, infatti la Garner in 30ª posizione, attenzione però lì davanti mi sembra che come al solito quella fettentona stia tirando la Molman. Molman Paso, detta anche la fettentona sudafricana. Attenzione, sta allungando qualcuno, guarda, qua si scaldano, Guarda chi è, guarda la Molman che si sposta, la Molman, torna lì la Molman, in 13ª posizione, davanti c'è Hansen, c'è Klein, ancora una volta, ma sai perché si sta spostando in quella direzione? Perché stiamo per tornare verso sud, tra poco avremo gli ultimi, mi pare siamo al 41esimo chilometro. Quindi mancano 14 chilometri all'arrivo. Mancano 14 chilometri all'arrivo, ma stiamo assolutamente per assistere a una gara. Intanto qualcuno prova ad anticipare, mi pare. Qualcuno lì davanti ha provato, mi pare che fosse Sannara, se non sbaglio, Grove. No, mi sono sbagliato tremendamente, non era lei. Torniamo adesso sulla Molman. La Groove, se qualcuno aveva scommesso sulla Groove, tirate fuori i soldi perché... Purtroppo è un attimino staccato. Non penso che qualcuno avesse... Dici? Vabbè, sai, Matti, non scommettere giovedì? Ok. Sì, comunque 41 chilometri, ragazzi, la cosa incomincia a farsi abbastanza interessante. Siamo a un'ora e due minuti e tre minuti in questo momento di gara, sempre praticamente al chiodo, come dicono quelli bravi, sempre con dei fuori soglia, è veramente uno sforzo devastante. Adesso stiamo guardando Martina Fidanza, che è sempre lì con la nostra carissima amica Kong di Hong Kong e la Rossignol, che ormai faranno parte anche dei prossimi tour nostri, molto probabilmente, perché se seguiranno la nostra diretta, l'abbiamo nominata talmente tante volte che ormai siamo praticamente intimi, e comunque stanno affrontando in questo momento anche loro un piccolo dislivello, 3-5 comunque per cento, quindi dopo un'ora che uno sta tirando, intanto vediamo che Martina, non so come faccia, ma sta recuperando con il cuore, nonostante sia sempre lì, veramente grandissimo motore. Vi ricordo che non potete fare comunque furbi, perché io sto segnando le varie scommesse, ma rimangono anche in chat, quindi non fate i fenomeni. Allen Vix segna che ha puntato sulla Normand. Ok. Allora io torno adesso un attimo sulla Molman, in questo momento l'atleta che in questo momento è ancora in carica, siamo in 13ª posizione per la Molman, assolutamente in controllo. Per quanto riguarda il percorso, si trovano sul lato ovest di Central Park e stanno percorrendo la parte sud. Quindi assolutamente tra poco, tra l'altro incroceranno, lo vedete a sinistra, incroceranno Martina Fidanza. E qua l'hanno incrociata proprio in questo, no, tra poco ve lo dico io, quando ci sarà Martina Fidanza che incrocerà. Martina Fidanza sta andando verso nord, mentre le ragazze di test stanno andando verso sud. La vedete? Le due stelle che si incrociano, perché è una delle mie favorite. Eccola qua, incrocio. Quindi Martina Fidanza continua il suo giro, invece le nostre ragazze continuano assolutamente a spingere. Quanto spingono in direzione sud? Ormai sono rimaste in 30. A mio modo di vedere
si potevano giocare una ventina di persone a, in maniera quasi equa quello che è questo campionato del mondo. Mi sono completamente sbagliato, perché arrivare a questo punto vuol dire che comunque il 30 persone possono dire la loro. Sì, beh, diciamo, ti sei sbagliato di 10, avevi detto 20, sono comunque 30, sai, ma lì poi dopo la gara... Scusatemi, se, perché vedo Martina Fidanza che è scappata via. Si è rotta le scatole, ha detto no, mi avete rotto le scatole, comunque io i batti ce li ho e Kong di Hong Kong ti lascio lì. No, beh, ogni gara chiaramente poi è a sé, perché comunque, ripeto, lo sforzo è molto molto comunque intenso, uno va a vedere quello che sono i dati, i vari, tanto vediamo i kudos come cadono a pioggia, quelli che sono i vari comunque dati su carta, cioè l'FTP, il rapporto watt-kilo, tutte cose che poi uno deve replicare comunque in gara. Altra cosa fondamentale, per i pochi esperti, ma chi segue queste cose penso che lo sappia, sono le ruote e la bicicletta, il mezzo tecnico, cosa da non sottovalutare, perché c'è una grandissima differenza molto spesso tra telaio e ruote, Marcello. Sì, c'è differenza. Adesso io sono sincero, nel senso che una volta che ti fai la Tron, per quelli poveri, ho capito, per i poveri. No, per quelli che hanno faticato poco, una volta che ti fai la Tron, solitamente su Zwift non la cambi mai, mentre c'è la possibilità, giustamente, così come nella realtà, di avvantaggiarsi utilizzando dei mezzi più appropriati. Perché stavo facendo, giusto, guarda, proprio ve la racconto un passé, visto che comunque mancano ancora 10 chilometri, vi racconto questa. Stavo facendo un bel contenuto per Instagram insieme al mio amico Gianni Rondinini, che saluto, e uscirà insomma prossimamente, ovvero quanto costa andare a Kona, ovvero per un triatleta che oggi vuole andare a Kona, quanto costa? È un po' come il giro dell'oca, nel senso che ci sono delle spese fisse, delle altre variabili, che a seconda che ti qualifichi o no, riparti dal via. Cioè ci sono delle spese, e quindi è un gioco che stiamo facendo. Ci vuole un po' di tempo, ma è davvero, davvero, era partito un po' per scherzo, per diventare un contenuto leggero, ma in realtà diventa ironico, ma molto molto bello. E dicevamo, nel momento in cui stavamo valutando la bicicletta, insomma la spesa della bicicletta, che è ovviamente una tantum, almeno nei 3-4 anni, diciamo così, solitamente uno la bici la cambia dopo 4 anni, più o meno, anche 5, se so, c'è anche chi la cambia ogni anno, però diciamo che ci siamo guardati e abbiamo detto sì, però la bici per andare a Kona deve costare almeno 5.000-6.000 euro, perché non si è mai visto uno qualificarsi a Kona con un cancello, cioè, ma non perché il cancello conti o no, questo ve lo lascio giudicare a voi, però no, io non ho mai visto nessuno qualificarsi a Kona con un cancello da 1.000 euro, cioè, solitamente hanno delle bici che come minimo, quando ho speso poco, tra bici e ruote costa 5.000-6.000 euro, se non di più. Ma diciamo, guarda, ma il discorso è presto fatto. Perché uno spende 5-6 mila euro? Perché vengono meglio nelle foto. Cioè, a livello prestazionale, alla fine della fiera, se non hai le gambe, vai piano con 5 mila euro, 6-7 con quella da 1.000 euro. Però chiaramente arrivi, possiamo dirlo, merdultimo su Facebook, FUSI, vabbè, ormai l'abbiamo detto, arrivi ultimo, un conto che ti fanno una foto con la bici da 7-8 mila euro, un conto con la bici da 1.000 euro. E comunque fa differenza. Fa differenza, sì, assolutamente sì. Comunque vada, cioè eravamo d'accordo su questa cosa, nel senso, quando abbiamo ragionato sul prezzo, cosa mettiamo? Vedi, Magni, è da pezzi. E sono d'accordo con Magni, minimo sindacale, cioè uno che si qualifica per Kona con una bici da 5.000-6.000 euro, cioè ancora non ha strappato quello sponsorino che solitamente anche un amatore riesce a prendere. Cioè ormai li vediamo anche in pagine molto meno blasonate delle nostre, tirare fuori quegli sponsor dal cilindro, che tu dici ma che cacchio fai, vengono, taggano, hashtag chiocciola, una volta tagga questo, come cacchio fanno? E quindi anche l'amatore solitamente può ambire una bici da oltre questo grazie a speciali scontistiche oppure altre cose. Ma questa cosa rimarrà ancora abbastanza complicata da spiegare, come i cerchi nel grano, cioè sono cose che si vedono ma non si sono ancora comunque spiegati, ma vabbè, l'amatore molte volte riesce a avere sponsor che neanche un professionista riesce,
sono cose che sono così, purtroppo vanno prese per quello che sono. Intanto siamo a 44 chilometri circa, 45 chilometri. In realtà me l'ho spostato sulla Hanna Ludwig, t'ho fregato, ma torno subito. No, me l'ho spostato su di lei. Allora, mi sposto su Martina Fidanza, che ve la faccio vedere un attimo. Martina Fidanza, in questo momento, è qui, è sempre in compagnia della Kong e della Rossignol, ha dietro di sé la Groove, la sudafricana e la Della Notte. Bonzo, puoi assolutamente fare la nostra GIF per quanto riguarda anche la Pereira, che l'hanno superata, quindi puoi andare di nostra GIF, assolutamente, Bonzo. Per quanto riguarda invece il gruppetto di testa, torno a Balla, allora cercando di capire, vediamo un attimo, ancora una volta, Illy Gardner, che si trova nel gruppo di testa, eccola qua, tra poco incrocerà ancora una volta Martina Fidanza. Gira, deve fare un'inversione a U e nelle prime e si trova lì. Altra skill che si può sviluppare su Zwift a fare degli scarsi. Allora, io volevo grande Magni che subito parte con la nostra GIF. Allora, devo dire una cosa: io mi sono reso conto che vorrei fare un camp su Zwift, ovvero vorrei fare un camp dove ci troviamo a pedalare ognuno a casa sua, perché così teniamo bassa la spesa, però ci diamo un appuntamento settimanale come se fossimo a Lanzarote, lasciamo andare a Lanzarote chi vuole andarci, noi facciamo un camp dove ci filmiamo mentre facciamo colazione, ceniamo e pranziamo insieme, quindi assolutamente viviamo questa community insieme, però ognuno pedala poi per i cavoli suoi scegliendo lo stesso percorso e quindi facendo finta di essere un camp. Modica cifra, secondo me, di anziché andare a spendere 700-800 euro, cinquantino a testa e siete contenti. Vi posso dare anche la maglietta, mi sembra un'ideona. Beh, allora mi sembra un'ideona, ora 50 euro compreso la maglietta, mi sembra che ti sei un pochino allargato, molto probabilmente è il fascino di quello che stiamo vivendo in questo momento. Manni, sicuramente la maglietta non ce la dà per 50 euro, segna, però questa cosa non si può fare. Però è bella l'idea di poter fare un camp virtuale, non l'ha fatta ancora nessuno. Quindi le cose sono due, o perché è una grandissima cavolata, non posso dire altro. Attenzione, lo noto adesso perché ormai siamo completamente fuori. Vi aggiorno, c'è Matteo Cigala che rappresenterà i colori della nazionale italiana per il Cycling d'Or, lui che assolutamente ha l'esperienza. Ciao Matteo, come stai? Ciao a tutti, grazie, tutto bene, siamo pronti. Grandissimo Matteo, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi siamo qua a Seregno a seguire insomma la gara di Martina Fidanza, che ha fatto una bellissima prestazione soprattutto nella primissima parte, ma poi come dicevamo anche insieme, questo è un gioco, bisogna sviluppare una skill diversa, Matte. Sì, quello sicuramente, ma bisogna avere un po' di esperienza. Io ho fatto oltre 200 gare su Zwift, quindi quella non mi manca, magari non sono a livello di performance, a livelli di certi corridori come, non so, Jay Vine, che settimana scorsa era a fare la volta al Garve in professionisti, o altri comunque corridori che saranno presenti oggi, però penso che l'esperienza in un percorso così faccia davvero differenza. Io darò del mio meglio e onorato di rappresentare la nazionale italiana quest'oggi insieme a Liam. Assolutamente sì, penso che sia assolutamente la nazionale italiana che può crescere così come merita di crescere la nazionale italiana, anche nel cycling indoor tu sei un massimo esponente e tu sei un ciclista da indoor puro, quindi conosci perfettamente il gioco e tra l'altro può venire fuori in un percorso, io l'ho detto subito, questo è veramente difficile perché questo è il percorso di Knickerbocker New York, è un percorso tostissimo dove davvero bisogna essere molto tecnici, conoscere il gioco, e chi magari come Martina Fidanza, ma tante altre, perché c'erano tantissime altre, ho visto anche atlete straniere che non avevano assolutamente rank su Zwift, hanno accusato il colpo. Matte? Beh, quello sicuramente, poi soprattutto con il livello di difficoltà del trainer al 100%, è un percorso davvero molto impegnativo, non c'è un metro di pianura, quindi conoscere quando rallentare
o quando usare i power-up nel miglior modo nel momento, e penso che sia una chiave che fa la differenza, ecco. Quindi vediamo come va. 15 minuti alla partenza, per me il setup c'è, sono pronto. La partita dietro. Bandiera dietro, grande. Matteo Cigala, mi raccomando, facciamo il tifo per te, ma sei sorridente nonostante manchino 15 minuti, lo vedo, perché abbiamo anche noi il watch party ride sulla tua gara, quindi ti seguiremo anche. La location è quella giusta, la Pain Cave, si può dire. Se vuoi giocarci la birretta con noi, ormai hanno scommesso tutta la nostra chat sulla birretta, su chi punteresti delle donne? Mancano 5 chilometri, vuoi qualche nome? Ti dico qualche nome. Ma ho seguito un pochettino prima, secondo me la campionessa uscente sembra che abbia la gamba per vincere anche oggi, però magari ci sono sicuramente qualche outsider pronte a, diciamo, a fare l'ultimo, magari tenere la ruota e magari passarla negli ultimi 100 metri quando spiana. Quindi in salita penso sia la più forte, però vediamo come va, ecco. Però penso la Palto può essere la vincitrice. Io ho puntato sulla Gardner, l'inglese, però la Molman l'ho vista davvero forte, è stata lei la causa di quasi tutte le rotture in salita. Questa fetentona sudafricana si metteva davanti con il martello a tirare smartellate a sinistra e destra. È più o meno quello che devi fare tu, mi raccomando, in bocca al lupo, e noi ci rivediamo prossimamente, ci sentiremo telefonicamente, ma dovremo anche organizzare una bellissima diretta su Instagram dove andremo un po' a parlare di questo mondo, secondo me, in forte espansione, dove noi scalinatori seriali siamo molto dentro e anzi vogliamo crescere ancora di più, magari anche con il tuo aiuto in futuro. Assolutamente, ne parleremo. Adesso finisco il mio warm up e buon divertimento. Grande, ciao Matteo. Scannellare, ciao Matte. Ciao. E torniamo in diretta, quindi siamo sulla Illy Gardner, manca davvero poco, ormai ci siamo, dobbiamo assolutamente goderci l'ultimo tratto che riguarda queste atlete, dobbiamo assolutamente seguire il gruppo di testa, poi andremo come nostro tipico, classico modus operandi degli scannellatori seriali che solitamente aspettano tutte le atlete in campo, nel nostro caso aspetteremo Martina Fidanza e la tiferemo e magari la intervisteremo a fine gara. Assolutamente sì, intanto sto sbicciando da qua che Moreno Mastellaro ha il cellulare scarico ma non molla i fianchi di Martina Fidanza, non so se verrà denunciato per stalking o stalker o quello che è, però ragazzi ci siamo, a parte gli scherzi siamo a 52 km, 816 metri di dislivello, 1:18 in questo momento di gara, quindi qua la cosa si fa veramente interessante, sono comunque al 5% di dislivello, quindi sicuramente la nostra carissima amica comincerà a mettere fuori il nasino molto probabilmente, a testare un po' le gambe delle altre concorrenti, delle altre rivali che sono in lizza per poter diventare campionesse comunque mondiali. Eccola là, infatti vediamo dall'alto che comincia a mettere il famoso cortomuso e invece no, non è cortomuso. Sì, volevo proprio fartelo notare. Questa ragazza Catherine Curie, 47 anni, quindi assolutamente una delle più âgée, battiti 150, ma 47 anni, ma tutto ancora da dimostrare, almeno quello che vuole fare in questo momento è quello di farsi vedere molto probabilmente, perché anticipare qua in questo momento lo vuol fare molto probabilmente per tutte le altre ragazze americane che sono in gruppo, quindi assolutamente gli Stati Uniti comunque, che sono anche la patria di Eric Min Drift, quindi Drift è una compagnia californiana e quindi sicuramente vorrebbero portare questa maglia pesantissima per loro, per noi anche, perché comunque se qualcuno ancora magari non ci è arrivato, però questo è uno sport che nei prossimi 2 anni avrà una evoluzione incredibile, ci saranno squadre dedicate con atleti dedicati assolutamente, non dico che saranno importanti magari come quelle altre, però assolutamente quello che doveva fare, guarda, quello che doveva fare
l'ha fatto Kure, infatti si toglie, voleva assolutamente provare a anticipare, ma qua si spinge, ci mettiamo sul fondo in questo momento, ti passo il microfono per vedere chi si sta per staccare e facciamo sempre un passettino in più. Scusate se sto ridendo perché intanto il nostro amico Magni ha fatto, attenzione, il nostro amico Magni ha fatto il solito gesto alle ragazze che si stanno lanciando, intanto è venuta fuori una scritta qua, non capisco, non so se tu sai cosa sta succedendo, niente di grave, era solamente forse molto probabilmente finito il timer, non c'è nessun problema, siamo ancora collegati, intanto vediamo che comunque mette sempre, eccoci qua, adesso farà la gara, eccola che parte, come ci immaginavamo, e cominciano a diventare i wattaggi arancioni, e quando vedete quei wattaggi arancioni vuol dire che in quel momento l'atleta sta sviluppando i wattaggi più alti. È davanti, ha anticipato un pelo molto probabilmente, sta cercando di stroncare subito il gruppo attualmente però il gruppo comincia a perdere un secondo, è tosta, vuole assolutamente staccarle adesso è ancora al 13%, qua un attimo spiana e vediamo un attimo, ma mi sembra che la Hansen, la Godbell, la Degest provino in qualche modo a rifarsi sotto, ma mi sembra che la Molman davvero qualcosa in più. Ma sai cosa, Marcello? Secondo me la Molman ha detto bene, come diceva prima Matteo Cigala, è sempre un rischio arrivare in gruppone a fare la volata, perché purtroppo può succedere qualsiasi cosa, parti un secondo dopo, ti fregano. Lei, allora, innanzitutto comunque è una grandissima scalatrice, quindi sapete cosa faccio? Io vado via, se voi volete venire a riprendermi dovete comunque consumare un sacco di energie, e sul finale vediamo chi ce l'ha, però l'hanno ripresa, attenzione qua si fa qua diventa bella perché c'è l'Hansen, la Degest, la Molman Pasio, si gioca tutto, c'è anche la Wilkinson ma è leggermente staccata, mi pare che adesso in questo momento siamo al 54.2 km, qua mi pare che sia una lotta a tre per il podio, vedo la Degest, l'olandese, vedo l'Hansen che stanno spingendo, la Molman Pasio non vuole assolutamente mollare, il cuore a 191, fa male quel cuore lì, vediamo l'Hansen a 180, mi sembra che stia tenendo così come l'Adjust, leggermente staccata a quarto posto la Langham, ma ci prova a rimanere l'Hansen, la Molman Pasio è lì davanti e spinge ancora, non ci sta, devono passare assolutamente sul suo corpo se vogliono tirare via quella che è la maglia iridata, sembra questo che voglia dire la Molman Pasio, non lasciatevi ingannare, ma in questo momento è una lotta a quattro, aggiungete un posto a tavola signori, aggiungete un posto a tavola perché sul podio quattro persone non ci possono stare, è un gioco a quattro, Molman Pasio, Hansen, Langman, Adegest, se tutto loro, abbiamo Sudafrica, Svezia, Inghilterra e Olanda, solamente tre nazioni su quattro possono mettere un piedino sopra il coso, io poi posso dire la Molman Pasio a prescindere sta mollando, secondo me ha mollato il passo, è saltata in aria, scoppiata, è partita, mi pare che la Degest in questo momento si gioca, oh mio Dio, la Langham Inghilterra è attaccata, la Langegest ce la sta per fare, forse ce l'ha fatta, mi sembra che sia la Degest, abbiamo Olanda e Svezia e la Langham con l'Inghilterra, con la Langham, ma si fermano, sono assolutamente sfinite, la Degest al cuore a 189, qui l'Hansen 176, nuova campionessa mondiale per quanto riguarda il cycling indoor, va alla Svezia, complimenti davvero a queste ragazze per la gara che hanno fatto, io tra poco aspetterò anche quelli che sono i risultati ufficiali su Zwift Power, poi li condividerò con voi, ma questo è assolutamente l'occasione. Questa è davvero l'occasione un attimo per andare anche a vedere la posizione di Martina Fidanza, però la Hansen, complimenti davvero, sarà felicissima Marco. Ah, sarà sicuramente felicissima, ma la Molman diciamo che non so se ha peccato di presunzione o si sentiva sicura o non lo so,
però secondo me la gara che doveva fare lei era quella, provare a lasciare sul posto qualcuno per non arrivare comunque in volata con troppe persone. Sicuramente questo è un percorso molto complicato e dopo un'ora e venti di gara sicuramente quella botte, quelle due o tre botte che ha dato con il dislivello in doppia cifra gli sono rimasti nelle gambe e hanno fatto male. Sono state molto brave da dietro a non farsi fregare, quindi a non farsi trovare sprovvedute, l'hanno seguita e adesso vediamo che hanno ancora comunque il cuore a 160 battiti. Lei forse per la gioia molto probabilmente, non lo so. Sì, guarda, ti dirò di più. Sono andato su Landegest che nonostante, almeno mi pare che non sia stata lei a vincere, ma sia stata la no, scusami, ha vinto proprio Landegest ha vinto l'Olanda, infatti ha la maglia del Com, alla Cam, è arrivata seconda Lancer, la Langa, la Molman Pasi, assolutamente sì. Quindi sta vestendo la maglia Pua, quella del miglior scalatore, ma assolutamente tra poco indosserà quella iridata. Vediamo se Zwift ci tira fuori anche questa perla e la fa vestire con la maglia iridata. A questo punto io domani mattina chiamo subito il mio amico di Zwift e dico adesso però fai, basta, adesso fai la nostra, o no? Se ci metti così poco a farne una, faccene tanto una a noi che la facciamo girare. Intanto se mi vedevate che mi alzavo e mi abbassavo perché sono un po' impallato dalla luce, ma molto probabilmente abbiamo un ospite di onore. Sbaglio, chiedo al mio pubblico, è arrivato... No, niente. Quindi siamo ancora comunque in diretta. Martina, tu hai Martina, riesci a beccare Martina intanto? Certo, perché penso che non gli manchi tantissimo. Siamo attorno ai 49-50 km, quindi anche lei comunque... si prospetta, deve tagliare il traguardo in modo tale, eccola qua, la vediamo, sempre con Kong e Rossignol. Con Rossignol noi siamo sempre comunque in diretta perché chiaramente quando Martina poi arriverà al traguardo gli diamo un attimino i suoi tempi di sistemarsi, di reintegrare un po', poi sicuramente andremo a fare comunque un'intervista, penso, Marcello, no? Ma ci proviamo, vediamo. Se ha voglia dopo questa ora e 26 minuti di scanellata, comunque ha dato tutto quello che deve dare, cioè mi sembra che abbia fatto abbia dato stasera, comunque le calorie le ha bruciate, la pizza e la birra che le aspettano sono strameritate, così come sono meritate anche alla Rossignol e alla Kong di Hong Kong. Diciamo una cosa, che comunque ce l'aspettavamo questo, l'abbiamo detto fin dall'inizio, il livello era altissimo, tutte ragazze che corrono, così come ha confermato anche Matteo Cigala poc'anzi, che è stato molto simpatico, a 15 minuti dalla partenza si è collegato al mondo. No, tra l'altro dico, era lì sotto, noi ovviamente ci siamo fatti i cazzi nostri, nel senso che bevevamo, mangiavamo, c'avevamo Charlie qua che ci portava da bere, raccontavamo, e lui era lì sotto, ma non so, forse con la manina mi ha mandato un messaggio a fa, se vuoi vengo in diretta. Ho detto vabbè dai, vieni, sono già qua, se ma giù ci sono, era già lì sotto. Pensavo di disturbare, no, assolutamente no. In bocca al lupo, tra un minuto e 53 lo vediamo a sinistra. Partirà invece la gara maschile, Matteo Cigala, che non ha mai vinto una Premier, quindi è importante sicuramente vincere per capirlo, però comunque si gioca le sue carte perché è un esperto, corre nella Premier con la Wahoo LeCol, quindi assolutamente una squadra molto rinomata per quanto riguarda Zwift, quindi sicuramente è tra i giocatori italiani, gli atleti italiani, quello che può assolutamente vantare un'esperienza maggiore. E intanto noi abbiamo chiesto dei sali minerali perché dopo un'ora e mezza di telecronaca purtroppo cominciano ad arrivare i crampi anche a noi, e quindi abbiamo il nostro grandissimo Charlie che ci porta dei sali minerali. Sì, Cigala, come dicevi giustamente te, è uno forse dei massimi esponenti di Zwift per quanto riguarda comunque l'Italia, è stato quarto nel ranking mondiale, nel ranking di Zwift, può dire la sua, come nelle gare reali ogni io, gara... Andrei, se sei d'accordo, tu sei matto, però guardare un attimo la partenza di Cigala. Andiamo a vedere un attimo. Assolutamente sì. Andiamo a vedere se riusciamo a regalare. Intanto, scusatemi, Avatar imbarazzante con la coppola o campionato del mondo. Potrei almeno metterti una roba dignitosa. Mi dispiace, ma no. Volevo farlo. 30 secondi e partono, ragazzi. Attenzione, troviamoci Gala. Eccolo qua. Scusami.
Eccolo qua. Ci siamo allora, mancano vediamo 22 secondi invece per la partenza del campionato italiano, campionato mondiale 2022 Cycling Esport World Championship. Siamo su Matteo Cigala, sta per partire, mancano 6 secondi, 4, 3, 2, 1, si vola ancora una volta, siamo ripartiti e siamo su Matteo. No, questo sono io, aspetta, che è fermo, eccolo qua, Matteo Cigala, ci siamo. Allora, vediamo subito una partenza molto 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 forte di Matteo. Allora, 315 watt i suoi, 316. Allora, ci sono diversi atleti in questo momento che si stanno spostando davanti. Mi pare che l'Italia, se non erro, ma adesso vado a fare anche una verifica, mi pare che abbia due atleti della nazionale italiana maschile. Non era prevista anche questa diretta, ma chi se ne frega. Comunque, quando c'è il nostro Matteo Magni che paga sul suor di quattrini per raccontarsi, noi siamo qua a raccontarvi anche questo, quindi extra lo mettiamo comunque a carico della federazione anche questa, cioè, è un extra, cioè, quindi pagate anche questa, giustamente, o no? Che ora è? 20:45, ce lo pagano. Allora andiamo qua, vediamo un attimo come siamo messi per quanto riguarda gli Elite. Sto aprendo la cosa, ma Matteo Cigala c'è, vediamo un attimo, cambiamo un attimo la posizione. Ok, siamo 30ª posizione per Matteo Cigala, vediamo, c'è De Rose, ma siamo su di lui, lui è un atleta che sa giocare, questo c'è molto da imparare, secondo me, a seguire Matteo Cigala. Si impara sempre dai migliori in genere, no? Quindi lui sicuramente è uno dei migliori esponenti a livello italiano, per quanto riguarda, forse anche un po' di più, per quanto riguarda il Zwift, come ha detto lui, corre regolarmente sul Zwift, oltre 200 gare fatte, e come diceva Marcello, non c'è niente da fare. La cosa più, vedete, guardate, qua è il trucco di Zwift, è in fondo al gruppo, è coperto, sta andando a 280 watt, quindi stando in fondo al gruppo in questo modo qua si possono risparmiare un 20-25% di watt. La cosa difficile, ecco, di Zwift è riuscire a mantenere la posizione, perché come fai un piccolo sforzo rischi di andare davanti al gruppo, e che può essere comunque fastidioso. Allora, scusami, ti interrompo, ma il Bonzo, sappiate che c'è anche Bugno, so che mi hanno avvisato, ma Magni chiede un commento tecnico di Charlie. Una bellissima manifestazione, è stata una cosa veramente appassionante, mi sono molto divertito, veramente tantissimo. In pratica ve lo faccio vedere anche in telecamera. Ho fatto un servizio al tavolo, direi perfetto, un servizio del quale non si possono lamentare. Sono andato avanti e indietro con questi, comunque no, adesso, a parte gli scherzi, è un ambiente veramente bellissimo, mi è piaciuto. Grazie ragazzi di avermi portato qui. Saluta Magni che ti dice bravissimo Charlie. Vedi qua, riesci a leggere anche i commenti. Ciao Magni, ciao. Ti saluto anch'io, ti mando un grande abbraccio. No, i bonifici no, niente, grazie. Allora, siamo tornati qua in diretta. Ovviamente quando Magni chiede, sa che io faccio, non ho assolutamente dubbi su questo. Allora, siamo su Cigala, in questo momento siamo su Cigala, ma secondo me riesco a saltare anche di atleta in atleta, perché sono sempre sul mondo, ormai posso fare quello che voglio stasera. Volevo chiedere eventualmente al nostro Bonzo, a Magni, quant'è il budget per chiamare Bugno? Perché c'è qua Bugno a 1,5 metri da noi, se mi fai capire quante mone abbiamo ancora in cassaforte. Esatto, dovresti solamente dirci questo. Intanto Martina Fidanza, insieme alla Kong e alla Rossignol, ormai compagni di vita, perché sono state insieme per tutto il giro. E quando fai un campionato del mondo su un Knickerbocker ripetuto 2,5 volte, assolutamente, parte adesso, l'avete visto, il New York Com, Martina Fidanza sui pedali, 347, ecco. Vediamo, forse tirano l'ultima scannellata, come per dire, proprio a livello di provano a cavarsi. Ma io lo farei, perché l'ignorantità paga comunque sempre, secondo me. Penso che una
la volata la fanno. Allora, scommesse ragazzi, scommesse su Martina Fidanza, sulla Condo, su Rossignol, potete... No, io vado di Martina Fidanza, ce l'ho qua, dai, ormai. Io c'ho Martina Fidanza. Allora... Va. Aspetta che io... Vai, vai. Martina, dalla chat partono le scommesse, stanno puntando su di te. Io lo dico, devi vincere questa volata. Allora stanno, ve lo dico, caricato assolutamente, Martina Fidanza deve vincere questa volata sulla Kong, sulla Rossignol. Martina Fidanza in questo momento 275 watt, 191, il cuore sale, sale. Ale, 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 ale. Vai Martina! E c'è la Rossignol, la Rossignol in questo momento bisogna giocarla. Allora vi faccio notare una cosa, se posso, voglio solo controllare una cosa. Allora, la Rossignol comunque altissima la cadenza, la Rossignol alta anche quella della Kong, ma aspettiamo meno, invece assolutamente tutte con delle cadenze molto molto alte, mentre solitamente quando sei in salita tendi soprattutto indoor per alzare i watt a premiare quelli che sono i wattaggi alti a discapito delle RPM, quindi solitamente quelli più esperti, adesso dopo ci spostiamo sugli uomini, vedremo proprio alcuni di loro salire magari a 70 RPM. Marco, ma sì, assolutamente, Zwift lo russo si casa perché vede il cuore, lo russo a 196 watt si dorme a questa cosa qua, però ecco, Zwift predilige quello che è il discorso delle pedalate basse, costanti watt, ma Martina comincia veramente, da qua si vede che Martina comunque la gamba ce l'ha, cioè ragazzi non c'è un cavolo da fare, cioè si mette davanti là e davanti sta tirando, non gliene frega assolutamente niente, noi la stiamo vedendo da qua che è bellissima, purtroppo non possiamo inquadrarvela, ma sta veramente spingendo tantissimo e dietro fanno fatica, ha preso un secondo dalla Rossignol, è lì Martina non molla, ormai vede il traguardo davanti. Ormai manca davvero davvero pochissimo, adesso provo a vedere quanto è esattamente, allora vediamo Martina Fidanza in questo momento, c'è ancora un pochino di più, ma ormai quanto ci siamo, bisogna stare allora la Rossignol ha mollato, la Kong ha mollato, sei sola, vai sola, c'è il vantaggio di 4 secondi, deve assolutamente tenere, la chat è in visibilio, potete assolutamente pagare le scommesse, perché io avevo scommesso su Martina Fidanza, quindi ormai è lì davanti e Martina sta ormai per tagliare. 4 secondi sono saltati in aria, la Kong è saltata in aria, la Rossi non l'ha fatto un ciocco che la metà bastava e assolutamente qua Martina Fidanza sta per arrivare, vedo già il traguardo rosso là davanti, che sta a significare solo una cosa: il campionato mondiale per Martina Fidanza sta per concludersi, ma ha fatto una bella gara, ricordando che insomma qua non c'è niente da fare, l'esperienza la paghi. Grandissimo motore, con 200 battiti. 200 battiti. Allora, qua l'esperienza chiaramente la paga, ma avete visto, in 500 metri ha dato 15 secondi alla Kong e 15 secondi alla Rossignol, quindi gli potrà mancare un po' di esperienza, ragazzi, ma a watt è imbarazzante, cioè ha un cuore dei watt che è la fine del mondo. Ma è campionessa mondiale di scratch a Roubaix, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di un atleta che assolutamente deve continuare ad esprimersi outdoor, e questo, mi viene da dire, non è il suo mondo, non deve neanche esserlo. No. Questo mondo si deve sviluppare con altri tipi di atlete che magari hanno trovato le porte chiuse sull'outdoor. Allora vieni qua, c'è il motore, non so per quale motivo, e comincia a studiare questa cosa. Un applauso a Martina Fidanza, che chiude adesso il suo campionato. Brava Martina! Grande! Brava Martina! Brava Martina! Ha fatto veramente quello che tutti sapevamo, nel senso che sicuramente anche lei l'aveva già comunque detto anche nelle varie interviste pre-gara, sicuramente non è al top della forma, ma come diceva Marcello, lei non deve fare questa cosa qua, lei è forte e deve stare sul mondo reale. Scusate, un piccolo botto, ma non era chiaramente Martina, grazie a Dio. Penso sia stata mia figlia a buttare giù, non lo so. Magni, altra cosa da pagare. Magni, paga, perché mia figlia penso abbia rotto un ventilatore. Allora, vabbè. Va bene, allora ci siamo. Intanto siamo tornati, per quanto riguarda la gara uomini, siamo su Matteo Cigala. Io voglio rimanere assolutamente con lui. Per capire un attimo cosa succederà, vi cerco di capire, sono passati quasi 7 chilometri
in questo momento il gruppetto è molto più compatto, non c'è assolutamente nessuno che è saltato in aria, quindi sono totalmente insieme, non è successo niente. Mi sembra che dal punto di vista dell'esperienza gli uomini assolutamente ce l'hanno tutti. Mi sembra che in questo momento si sia staccando un olandese, tutto l'altro un gruppo assolutamente compattissimo. Grande Calle. Sì, è un gruppo sicuramente compattissimo, sono appena chiaramente partiti 7 chilometri. Io sicuramente non penso che faremo la telecronaca completa anche di questa gara, perché penso che la Suzuki qua di Seregno ci prenderà a calci. Però la butto là, non lo conoscevo di persona, l'ho visto in questo momento con voi in diretta, mi sembrava un ragazzo molto solare, molto tranquillo, assomigliava a Ganna, e io la mia birra la punto su Cigala. Voglio fare questa cosa cioè, se porta a casa la maglia ridata Marco Cigala, ti dico subito cosa faccio. Allora do fuoco a questo concessionario, mi metto a ballare nudo un sabba all'esterno se succede una cosa così. Guarda, cioè, appena detto così, già Laura e Calabusera, che è la proprietà della concessionaria, cioè, guarda, vuol dire, non lo so se sono d'accordo con voi, però vediamo. Assolutamente, cioè, non scherziamo, cioè, vorrebbe dire davvero tanto, anche perché lui è assolutamente, anche se è stato, ha vinto, ricordiamolo, perché comunque chi va forte indoor può andare forte anche fuori, non è così scontato. Lui ha vinto anche la Gran Fondo Strade Bianche a livello amatoriale. Gran Fondo Strade Bianche, quindi è il nostro concorrente per quanto riguarda Feliziani. Si sono scontrati, Scusami, non Feliziani, ma Simone Lanzillo. Ah, ok, scusa. Vabbè, noi spariamo nomi a caso, comunque tutta gente della nostra gang. Però esatto. Ecco, come diceva Marcello, chi va forte su Zwift, quindi nel Virtua, può e molto probabilmente va forte nel mondo reale. Chi va forte nel mondo reale non è sempre detto che vada forte su Zwift. Abbiamo tantissimi personaggi che si sono cimentati nel mondo Zwift, grandissimi nomi, chi ha vinto il Fiander, è stato lì a fare tutti i vari nomi, ma il Zwift è un po' un mondo comunque diverso. E Matteo Cigala, vediamo questa cosa qua, dobbiamo vederlo, sta per partire adesso. Vantaggi. Il New York Com per Matteo Cigala, per tutti gli uomini che sono in campo in questo momento. Siamo ottavo chilometro e mezzo di gara, primo giro di giostra per tutti quanti. Cerchiamo anche di capirlo, ma io vedo assolutamente grandissima esperienza di Matteo Cigala. Guarda dove sta lì in fondo, 57esima posizione, è assolutamente cuore 183 battiti, quindi sta cominciando a tirare lì davanti. Mi sembra che qualcuno abbia un attimino allungato, adesso cerco di capire. Sì, si sono un po' allungati, infatti vediamo il gruppo è tutto comunque sgranato, perché quando poi dai queste botte così in salita sicuramente fai male, ma vedete, Matteo Cigala era ultimo, si è buttato in mezzo al gruppo perché non vuole perdersi. Mi sembra che sia Jay Wine dell'Australia, 26 Jay Wine anni. Ciao, intanto salutiamo i nostri grandissimi scandellatori, Moreno Mastellaro, che ci ha fatto anche da presa in diretta, da cameraman, scusate, non mi veniva, è una parola italiana. No, cameraman, non so se è italiano, però vabbè. Wine non è parente della Wine di prima, no, non è che sono parenti fratelli, no, non lo so, Wine. Potrebbero essere anche, c'è anche Barnes, Barnes lì davanti, Sudafrica, Ottema, Olanda, Kaminski dalla Polonia, Ramsey è lo chef. Gordo, è Gordo. Allora, torniamo un attimo sul nostro Cigala, andiamo a vedere un attimo la sua posizione. 534 watt, 187, sta veramente da Dio. Ok. Vai. Intanto in italiano per la nazionale per Martina diventa interessante, ragazzi. Comunque, guardare queste gare, guardare gente come Cigala che sa come funziona Zwift, è veramente una scuola. Cioè, dovreste pagare sì, scusate, riesci ad andare a riprendere? Assolutamente sì, ma dopo lo facciamo, no, con il cellulare in diretta. Riesci ad andare? Se ti do il link, proviamo. Posso uscire qua? Sì, beh, lì puoi anche lasciare. È partito l'inno qua alla concessionaria. Veramente tantissime persone. Adesso me ne rendo conto che comincio a togliere anche lo sguardo dal monitor.
tantissime persone sono arrivate, davvero ci saranno 50-60 persone, tutte qua che ci hanno ascoltato e stanno guardando. Tanto l'inno d'Italia è partito. E vi dico una cosa, Charlie riesce a ballarlo, incredibile, non sapevo che si potesse ballare anche l'inno d'italiano. Intanto che Charlie canta e qua dalla concessionaria di Seregno sta andando l'inno d'Italia, vedo Marco Pianura completamente sbronzo con i suoi occhiali verdi, noi intanto continuiamo a guardare quello che succede qua sulla telecamera. Mi sembra che Cigala comunque c'è in ottima posizione, è in 54esima posizione, ma guardate, cominciano a sfilacciarsi, cominciano assolutamente a sfilacciarsi. Però Matteo Cigale è lì davanti, sarà una bella gara, sono convinto che possa fare davvero una grande gara il nostro ragazzo italiano che rappresenta insomma i nostri colori. Vediamo adesso, vediamo un attimo se riusciamo anche a chiamare Martina. Ve la... Allora intanto mi sembra che vediamo di recuperare. Cigale è stato anche nazionale juniores, è fortissimo, assolutamente fortissimo, sono d'accordo con te Simo, ma mi sembra anche che abbia imparato molto bene anche a giocare a questo gioco, lui che corre per la Waule Col per adesso, perché Simo potrebbe diventare uno dei tuoi atleti, ti ricordo che sei capitano della squadra A, potrebbe diventare uno dei tuoi atleti. Prima la sua frase non ha lasciato dubbi. Intanto vedo atleti passare qua con delle maglie verdi e fantastico scannellatori, quello che stiamo vivendo. No Simo, scusami, mi ero un attimo assentato perché mi stavano invitando alla cosa, ma sono tornato qui un attimo, no, in realtà sì, no, è troppo presto per prendere Matteo Cigala con noi, però non escludo magari un in futuro, vediamo, intanto godiamoci la gara di Matteo Cigala. Allora mi sembra che si sia staccato soltanto uno per quanto riguarda gli Elite, mi sembra che si sia staccato soltanto uno, adesso andiamo a vedere subito chi è, gli rifacciamo il gesto, intanto che vediamo se Martina Fidanza, intanto non riesco a farvela vedere perché non ho un cameraman a pagarla, però mi sembra che stia facendo defaticamente in questo momento, stia facendo semplicemente girare le gambe a cadenza molto molto elevata, semplicemente per eliminare quelle che sono le tossine che sono presenti in questo momento dal muscolo. Ricordiamo che è stata una fatica di 1:24 indoor, e insomma si paga e si fa vedere. Viene? Ciao, saluto un po' tutti, vieni a fare l'intervista? Ok, tra poco avremo anche, tra poco quando ha finito il defaticamento avremo anche Martina Fidanza per l'intervista di rito. E... Ma come siamo messi, scusami? Siamo secondi, vorrei che finisse proprio adesso la gara. Eravamo secondi, fagianata di Matteo Cigala e si era messo lì. Intanto la birra.
Intanto devo dire una cosa, che Dario Finatti, che abbiamo la fortuna, noi scannellatori seriali, capitano di C, sfoggia un'eleganza incredibile qua a Seregno. Ma ragazzi, ma io vi ricordo che Dario Finatti, ho fatto una gara con lui a circuito, mandava avanti un intero paese, è il briatore di Bergamo e zone limitrofe. Assolutamente, assolutamente, ed è uno su cui gli scannellatori seriali fanno assolutamente affidamento per incrementare e valorizzare quella che è la squadra C, che è sotto le sue mani. Quindi grande Dario Finatti, la chat sta impazzendo, appena nomino il Mufasa subito impazziscono e alzano, sono lì che stanno sbocciando. Calmi ragazzi, calmi a sbocciare, perché dobbiamo essere seri, tra poco arriverà Martina Fidanza ai nostri microfoni. Intanto vedo Matteo Cigala, devo dire che è veramente bravo, sta 151 battiti per Matteo Cigala, e niente, praticamente è come te quando ti alzi dal letto la mattina. Sì, praticamente quando io metto il latte nel microonde, più o meno ho questi battiti cardiaci qua. Chiaramente non sono questi watt qua, però sono conciato in questa maniera qua. Oh, devo dire una cosa, siamo al 14esimo chilometro e 8, se tu fossi stato in gara ti saresti cavato almeno 5 volte. No, io fino al 10esimo chilometro li mangio vivi. Sì, ho dei dubbi, intanto siamo 15esimo chilometro quasi per i ragazzi, è saltato in aria soltanto una persona che poi si è cavata proprio, ha detto magari non era la sua giornata, e farsi una gara da sole non era assolutamente quello che voleva fare. Cominciano a staccarsi, sì, adesso andiamo a vedere un attimo dov'è la posizione, dove sono i ragazzi, però assolutamente si stanno staccando. In questo momento il gruppo è compatto, si trovano nel lato ovest del parco, di Central Park, e stanno andando verso nord, quindi assolutamente tra poco hanno qualche piccolo dente. Diciamo che il brutto fino all'estremo nord è passato, perché in questo momento è un grande recupero che devono fare, ma sarà a sfinimento. Diciamo una cosa, stanno davvero dando il massimo anche loro, però mi sembra che ci sia più tatticismo. Beh sì, diciamo che sembra che le donne siano state una gara molto più agguerrita, cioè non hanno atteso niente, sono partite e sono subito fatte prendere la mano, diciamo così, sul primo strappo hanno cominciato a mettere i puntini sulle i, cosa che invece qua gli uomini non è che stiano passeggiando, perché siamo comunque a 50 km orari, è sempre un lieve comunque sali e scendi, quindi non c'è mai un attimo di respiro. È un bel gruppo, ripeto, come dicevo prima, vedere chi sa veramente correre su Zwift è una cosa stupenda. Guardate Cigala come passa da 180 battiti a 149, come alza a 400 watt a 170 watt stando semplicemente in gruppo. Questa è la tecnica esatta, perché comunque, ripeto, anche per gli uomini penso che la gara sia 55 km più o meno, quindi è comunque una gara di un'ora e un quarto, un'ora e venti, sempre per loro chiaramente, e questi piccoli recuperi che fa in questo momento Cigala con 130 watt e 140 battiti alla lunga possono comunque fare la differenza, perché puoi arrivare a fare uno sprint con 5, 6, 10 corridori e anche avere quei 3, 4 watt in più nelle gambe, diciamo che male non fa. Poi tu lo conosci molto bene il giochino, tu fai quello che fa Cigala, ti nascondi sempre e ai 300 metri dai giù una botta da 1200 watt e lasci tutti esterefatti, diciamo così. Però ecco, è così che si deve correre su Zwift, perché proprio fai comunque la differenza. Intanto se mi vedete che mi muovo un po' con la testa, perché Martina dovrebbe aver finito il defaticamento, la stanno chiaramente bloccando tutti, lasciamola, aspetta un secondo che provo ad andare a prendere Martina. Intanto vediamo, siamo circa al 17esimo chilometro, sono d'accordo con quello che diceva Marco poco fa, che assolutamente ci bisogna... Quello che conta è assolutamente mettere il musetto davanti quando è ora, quindi su Zwift vale così come nella strada. Su questa cosa si assomigliano parecchio, bisogna risparmiare le energie quando si possono risparmiare e bisogna assolutamente invece spingere i watt quando devi spingere. Quindi una cosa che invito a fare è utilizzare il Garmin per cercare di risparmiare watt, o meglio... giocare in questo modo, nel senso provare un circuito che conoscete molto bene magari in gara
e battezzare se avete l'FTP a 300, sto sparando un numero a caso, e solitamente fate quel giro a 280 con il primo gruppo, provare a farlo con solamente 260 watt di media. È una cosa che alla lunga paga, perché vi insegna a risparmiare energie, quindi tenere i battiti bassi. Risparmiare energie vuol dire però avere invece, quando è il momento, i watt al momento giusto. Allora, la cosa bellissima che sto vedendo, a parte tra poco è qua Martina Fidanza, adesso torna quella che è l'immagine qua vicino a me. Eccola! Martina, Martina, allora siamo in diretta, complimenti per la gara, complimenti per la gara. Grazie, insomma non è andato proprio benissimo, però ho dato il mio meglio e questo era. È una bella differenza tra indoor e outdoor, è totalmente un altro mondo, ti sei sfidata con delle atlete assolutamente a livello internazionale che conoscono molto bene il gioco, cioè loro ci giocano 4-5 volte, dico gioco perché in realtà si tratta di un gioco 4-5 volte a settimana. Sì, sicuramente avere tanta confidenza con questa piattaforma è essenziale per poter far bene in queste gare. E io ho fatto giusto due gare nel lockdown e non ho più fatto niente da lì, quindi è stato un po' un ritorno a un gioco virtuale, come è. Ed è giusto così, hai dato, dicevamo prima, hai dato grande visibilità al mondo indoor, perché indubbiamente una campionessa come te che arriva, tutti guardano, ma hanno capito molto probabilmente che andare forte fuori non vuol dire andare fuori forte indoor e viceversa. Sì, assolutamente, qui contano tante cose, conta la confidenza col gioco e conta tanto anche il rapporto peso-potenza e tenerlo per tanto tempo, diciamo le mie caratteristiche sono un po' altre, essendo una velocista, però è stato bello comunque confrontarsi con una cosa diversa e mettersi un po' alla prova. Senti una cosa, a un certo punto io e Marco abbiamo guardato, tu la Kong e la Rossignol avevate fatto proprio amicizia, nel senso vi mandavate messaggi, la Kong provava a dire te io sono la più leggera, faccio io il passo, perché non voleva essere cavata. No, in quel caso mi sono chiesto come facessero a messaggiare mentre io stavo, ero lì che non arrivavo neanche a selezionare i power up, sì. E quindi boh, non capivo tanto bene, però era divertente, dai, vedere questa confidenza. Infatti noi ci siamo fatti delle risate incredibili quando la Kong cominciava a dire faccio io il passo in salita perché sono più leggera, in realtà lo faceva per non essere cavata, infatti alla fine l'hai cavata brutalmente. No, boh, non capivo tanto perché facevano gli strappi un po' forti e poi dopo in cima si fermavano e io rientravo. Infatti forse sarebbe stato meglio tenere un passo un po' più regolare, così saremmo andati un pochino più veloci anche. Però dai, è stato bello aver qualcuno comunque con me, non essere da sola. Era fondamentale, perché comunque è un percorso davvero duro questo di questa sera, poteva sicuramente capitarvi un altro percorso che agevolasse, diciamo, chi magari come te aveva meno esperienza. Diciamo una cosa, tu rimani fuori, outdoor, chi riesce a fare bene come te deve vincere fuori, magari si svilupperanno un giorno col tempo dei ciclisti che invece giocheranno solamente indoor. Sì, assolutamente, è bello comunque vedere che c'è anche questo tipo di piattaforma e che comunque si svolgano anche delle gare, bisogna sempre tenere comunque la giusta importanza per queste gare, perché vabbè dai, le gare vere sono altre e quindi è molto differente rispetto alla realtà, però bello così. Grazie mille Martina, ti lasciamo andare, un saluto a tutti gli scalenatori seriali che hanno fatto scommesse anche sulla finale, e meno male li hai fatti vincere, perché meno male hanno giocato tutti su di te. Noi torniamo un attimo su Matteo Cigala, che invece ti ha accompagnato, diciamo, a livello di esperienza, ti ha insegnato un pochino qualcosa del gioco, che adesso in questo momento si trova in 34esima posizione ed è tutto lì compatto. Ciao Martina, grazie. Ciao, grazie mille a voi. Ciao ciao. Ok, allora ragazzi, per quanto riguarda la diretta di Matteo Cigala, direi che può concludersi qua. Noi purtroppo dobbiamo lasciare la Serenio, o meglio, ci voglio andare da mangiare, penso. Stanno sbocciando tutti, come se in realtà fossimo noi aver vinto, ma va bene, infatti va benissimo. Allora io voglio assolutamente ringraziare la Federazione Italiana Ciclismo per l'invito a venire qua a Seregno, a ospitarci insomma in questo bellissimo concessionario Suzuki.
voglio fare i complimenti comunque a Martina Fidanza, non era scontato una campionessa come lei mettersi in gioco in un ambiente che non è il suo, uscire dalla propria comfort zone, entrare in quella delle altre, perché le altre assolutamente sono delle leonesse che conoscono molto bene il gioco. Voglio assolutamente ringraziare Charlie che ci ha fatto da cameriere per tutta la serata, Mufasa che ci ha accompagnato, è stato in compagnia, Moreno Mastellaro che ha tenuto la telecamera e tutti quanti voi che siete stati qua come al solito, voi della gang, voi che fate qua il tifo. Vedo anche il grandissimo Gerardo Lo Russo che si è collegato. Io, Marco, ultimi saluti. Ma ringrazio anch'io tutti, bellissima esperienza qua alla Suzuki di Seregno, la federazione veramente è stata formidabile, Martina ha fatto quello che doveva fare, ha fatto la sua gara, quindi ringrazio anch'io tutti, la federazione, la Suzuki, Dario, Moreno, Charlie per il banco, te Marcello che comunque sei stato al mio fianco per 2 ore e mezza, ormai sono quasi 2 ore e mezza, quindi direi che il nostro l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto, quindi ciao a tutti signori, ci vediamo prossima settimana in diretta martedì con le ZRL, mercoledì con una puntata su Instagram molto ovviamente in diretta e giovedì ovviamente torna il nostro tour. Ciao a tutti, buona serata, buon weekend, scannellate domani mattina soprattutto se andate a fare un giro in bici, altrimenti state a letto, insomma fate quel cacchio che volete. Ciao a tutti, ciao!